E buongiorno, 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 buongiorno. Grazie mille a Marco Gerva per i suoi 9 mesi e Drudy per i 24. Rinnovate, rinnovate, rinnovate per questo nuovo entusiasmante mese che passeremo assieme. Vi avviso già, tanto dopo me lo scorderò di nuovo, sicuramente mi do... Oddio, no, non è una garanzia, perché ho detto mattina, ma vai te a capire. Deve passare il tipo del DHL a ritirare il monopattino della mia signora, che gliel'abbiamo spedito, però visto che in officina evidentemente sono dei maledetti, lo hanno picchiato fortissimo, è tornato peggio di prima quasi, e glielo devo rimandare una seconda volta, e quindi questo è, babom. Quindi sì, se vedete che suonano, devono andare giù, un po' come ieri che ho dato via il monitor. Settimana dei resi, no, non è dei resi. Quel monopattino lì ha 3 anni, è stato il primo che ho comprato. La batteria è morta. Bene, gliel'abbiamo mandato, poi l'hanno rispedito. E quando l'hanno rispedito, sostanzialmente non, cioè, è tornato che aveva dei problemi, si spegneva in corsa, cosa molto pericolosa per un monopattino. Quindi è andata così. Ogni volta che si manda qualcosa in assistenza li ritornano sempre picchiati. Ho capito, non dovrebbe essere così. Non dovrebbe assolutamente essere così. Comunque, allora, questo poi... Ho fatto un conto delle ore, bisogna recuperarle, ovviamente... Adesso vedo un po' dove gettare qui e lì qualche oretta in più. Sicuramente giovedì sera ci sarà un 40 minuti di time in più, perché forse Sony ci parlerà del suo futuro, finalmente. Magari ci farà vedere finalmente qualcosa di interessante. No, si pronuncia E venerdì mattina 5 ore. 5 ore di Wario. Tra l'altro di Wario mi sa che il multiplayer online non è contemplato, quindi grazie Toro Loco, buongiorno signor Gatto, posso avere una sua famosa benedizione per l'inizio della scuola media? La mazza, non come studente ma come docente. Ecco, tantissimi auguri allora, tantissimi. Allora, non ho notizie da Nintendo. Non ho notizie da Nintendo, però sono andato un pochino a spulciare per quanto riguarda Wario. Sono andato un po' a spulciare le opzioni lì, non c'è scritto co-op online e credo, conoscendoli, secondo me è così, però credo che l'unica cosa online sia il classificone, cioè una specie di hub dove c'è una classifica di quelli che hanno giocato meglio i minigiochi. Se c'è quella cosa lì, solitamente non c'è un multiplayer vero e proprio. Grazie a Magic per i 20 mesi. Anche perché, vi dico la verità, già si fa fatica a giocare un gioco come Mario Party. Immagina un Wario dove i minigiochi durano 20 secondi, giocarlo online. No, secondo me no. Ma no, non è questione del day one, Nicolò, secondo me non arriva proprio. No, non lo metto neanche dopo anni, perché considera che... Allora, la Switch ha un'antennina di merda. La connessione fa cacare, Nintendo Switch Online. Come fai a fare una serie di minigiochi che durano una ventina di secondi e cosa ci mettono? 10 secondi di caricamento ogni volta? E il sync... Secondo me no, Però lo scopriremo venerdì mattina durante le 5 ore, ma io lo do proprio per scontato. Nel senso che costa meno. Aspetta, pagina iniziale che mi dici. Farmer's Dynasty? More farming? Farmer Dynasty spam Harvest Days, che avevamo provato in live tra l'altro. Però no, vabbè. Non è nulla di che. Ok, poi dopo... hanno fatto un hotfix di... WW Bunker Cibu Network che giocheremo stasera.
Sconto dello 75% di My Time at Porte, eh? Attenzione, per gli interessati, super scontissima. Scusi signore, dica 18. Poi... dica, dica. E che dice sempre 18? Anche un altro che se fa i cazzi su a 19, 19. Non vedo altre cose intriganti qui. Era da un po' effettivamente che non aprivo questa sezione. Non so se vi interessa, se avete Steam, ma per quanto mi riguarda c'è una cosa molto fica in Steam. Se voi andate in libreria e poi cliccate su pagina iniziale, in alto ci sono le novità dei vostri giochi. Io ad esempio ho Farmer's Dynasty che mi spammava Harvest Day, la WW2 Bunker Simulator, My Time at Porte, American Truck Simulator. Poi cos'è che c'ho? Vabbè, Prison Simulator Prologue, anche se ho accettato la chiave per errore. Mortal Online, No Skull No Rules, che era il gioco che aveva fatto Karim, Ark, sempre World War II, Obsidio e che più ne ha più ne metta. È una cosa molto interessante per rimanere aggiornati per i propri titoli. Così, non so se lo conoscevate, è una roba carina. Grazie a Ciccio per i 19 mesi, Magic per i 20 e Nicop per i 21. Sì, da 2 anni, no, da 1 anno sappiamo del My Time at Bedrock, però finché non mettono l'italiano, se puoi far poco. Undermine, vediamo. Niente, quasi. Intrigante, poi me lo guardo meglio questo Undermine. Sento l'audio bassissimo, sono un pazzo. Ma il famoso Ark 2 con Vin Diesel? Quando è che l'hanno presentato? Alle 3? O prima? Oh, vi giuro, con sta cosa del Covid io non ci sto più capendo una madonna. Non so più. Sandrock, non Bedrock, scusami, quello hai ragione, muschio. Non ci sto più capendo niente. Allora, non qui, perché qui, ma mi metto qui. Le, ma che bello che è. Si metto qui, un po' più su. Cosa copro qua? I parenti? No, vabbè, teniamocelo. Vabbè, che i parenti non è che ci frega neanche, sono serpenti, poi, tiè. Mi metto qua, poi vediamo. Allora, abbiamo perso... E maionese, Briefein e Hi Many. E dobbiamo riconquistare sostanzialmente. Quindi lo scopo di oggi sarà completare il regno d'Irlanda. Tanto i norvegesi che cazzo ne sanno, i norvegesi, guarda dove sono. Sono in Norvegia. Cosa ce ne frega noi della Norvegia? Ora che arrivano, li abbiamo bello che spaccato la faccia. Poi qui in Inghilterra, questo sarà magari un po' più ostico. E poi direi di partire dalla Scozia e spaccargli il culo dall'alto. Per la successione, sì, è successo un casino per la successione. Come sono finite le crociate? Che siamo tornati a casa con le pezze del culo. Ci sono morti tutti i figli e infatti io sto usando il nipote del personaggio precedente. Il personaggio confinante ha vinto la guerra. Buon per lui, carissimo, bravo. Allora, 7 notifiche, troppi ducati posseduti. Ah, e qui abbiamo di nuovo il solito problema del ducato. Qua mi dice che ho troppi ducati, e ce ne ho, però, scusami. Lettura alternativa, in un angolo polveroso della biblioteca trovo un tomo rilegato con una copertina di pelle, con sopra incisi strani simboli. In parte nascosto dietro ad altri libri è antico, ma si vede che è stato usato di recente. Mentre lo sfoglio mi rendo subito conto che tratta alcune nozioni non convenzionali. Interessante, mi guardo intorno prima di sedermi a leggere. Eresia, lo consegnerò ai preti. Oh no, mi intrigo. Concentrato sulla lettura per 5 anni, è una lettura incredibile. Va bene, interessante. Allora, stavamo parlando di ducati. Questo qui è mio, questo qui è mio, questo qui non è mio e questo qui è mio. Neanche questo è mio. Ma io non ne posso avere più di 2? Qual è la questione qua? Perché non c'è un vero e proprio avviso a riguardo?
Uno, due, tre. Troppi ducati posseduti. A due è il massimo. Ok, quindi io do... Fermi tutti. Dove sei? Il ducato. Eccolo qua. Questo ducato qui lo concedo a mio... Chi è sto qui? Guerra. Ma a me? Ma è roba che non mi riguarda, vero? Ho utilizzato lungo le tue terre, ma per me è negato il possesso. Non più, è giunto il momento per me di ottenere finalmente ciò che merito. Ma ce l'ha con me? Ce l'ha dichiarata a me la guerra. Cosa vuole? Comunque questo devo concederlo a qualcuno, quindi. A chi? Ma se lo do a uno a caso, poi dopo ritorna a me? O devo darlo a uno dei miei figli? Ditemi. Se io lo do a lui, che è onesto, poi dopo mi viene ridato indietro quando lui crepa? Sta dicendo che comanda, ma il regno è tuo. Passa suo figlio. Ho capito, però rimane nel mio regno. Non se ne va a fanculonia come questo. Come il Connecticut. Cioè rimane comunque nel mio regno. A meno che non si sposi con fanculo da un'altra parte. Corretto? Va bene, Van. Dipende da chi lo eredita. Lui mi diventa un vassallo. Allora, questo qua mi sembra un gran simpatico, vorace, tattico, esperto. Guarda, lui mi sembra uno che ne sa. Vai, gli do. Che gli do? E gli voglio dare il ducato. Come piccolino? No. Il Münster, Norvegia, a talone, qual era? Oh, santa pazienza. Qual è? Perché non me li illumina, che non so. Gli do il territorio? Ma devo darlo il ducato, ne possiedo troppi, e quello è il problema, inverno. Math. Questo qua. Devo dargli tutto il ducato, per forza, non posso dargli il piccolo regno, perché altrimenti mi rompe i coglioni. Questo è Dublin. Però io devo dargli anche questo. Come faccio a dargli tutto il ducato? Questo è il problema. Io voglio dargli tutto. Prima fai il regno d'Irlanda, poi concedi i ducati alle persone, altrimenti diventano tuo pari di... Sì, ma mi rompe il cazzo il gioco che non posso tenerne più di due. È quello che è. È inverno, guarda qua. Guarda che qui è qui che mi rompe i coglioni. Troppi ducati posseduti. Possiedi più di due ducati. Come re imperatore che diminuisce l'opinione dei tuoi vassalli. Che ne so, inverno, me l'ha detto lui che rompo i coglioni. Vabbè, mio figlio ancora non c'è. Non ho provato il tuo arcivescovo. Gli spacco la faccia, dov'è? Lo influenzo. Iniziamo il complotto dell'amore per lui. Ah, c'è anche questo che mi ha influenzato. Sì, sto sul cazzo a metà del mio governo. Anche mia moglie non è che si vada proprio a genio. Vabbè, siamo in guerra. I criminali possono essere imprigionati, sì. I membri della famiglia possono sposarsi. Chi? Mia madre? Come mia madre? Lei è mia mamma? E con chi la sposo mia mamma? Col barone, tiè. Però aspetta, è malinconico. E ha l'herpes, che schifo. No, mamma. Aspetta, te lo cambio. Lui è ungherese. Dai, lui è un simpatico. Ma è mia mamma che c'ha l'herpes.
Ah, porca vacca. Ma è terribile, signora. Tu devi essere Igor. No, si pronuncia Ai. Vabbè, signor simpatico, mi spiace. Poi, mia sorella, anche mia sorella. Ma è tutta sua madre, mia sorella. Vabbè. Con il gobbo, no? Con lo squamato. Che cazzo è? Un serpente? Col duca. Vai col duca. Tiè, ciao. Chiudi. E quindi mi dichiarano guerra, mi dicevano, no? È che venghino, gli spacco la faccia. Chi è? Dov'è sta guerra? Accetto il matrimonio, bene. Chi era qua? Full Vision! Il 17 porterebbe sfortuna, ma se ti buoni al gatto, prova il gatto. Non te ne pentirai. Buona conquista. Grazie mille. E anche Mirko. Buongiorno gattone, ho perso il conto, ma con lei il tempo passa, che è un piacere. Sono 18 mesi, grazie mille. Io e i prigionieri cambio i soldi, ma in realtà ne abbiamo di soldi, non abbiamo bisogno. Alleanza formata. Oh, ben. E allora sta guerra? Dove... Chi è che me l'ha dichiarata? Questo qui? Rodrigo possiede una rivendicazione. E chi se ne incula? Sono questi, no? Ma devo aspettare che mi venga a rompere i coglioni? Ma se io mando il mio esercito qua a spaccargli la faccia a loro, posso? Non è che poi magari me la posso tenere, Lullister? Puoi sbloccare un nuovo vantaggio per lo stile di vita e diplomazia. Ci mancherebbe. Fare amicizia. Mi piace quello dell'amicizia. Guarda che bella faccia da amico che c'ho. C'è un po' di... un po' butterato, ma... Ma io lo riconquistiamo, sì, ma più tardi. Adesso vediamo un po' che succede qui. Cos'è mi dice qua? Vuoi chiamare il tuo alleato? No, per adesso no. Chi mi ha posto sempre aggiornato? Perché era il ducato di Ulster. Perché non ce l'abbiamo il ducato di Ulster. Che è? Succede? Aspetta, invalidata. La guerra per rivendicazione è terminata. Ah, perché è morto. Quindi mio adesso? Non ho capito. No, sempre inglese quella roba lì. Allora sciolgo gli eserciti. Io non so. Vabbè. Ducato di Ulster. Ah, è questo qua il ducato di Ulster. Ma ha senso crearlo il ducato di Ulster? Perché poi dopo non riguarda me. Cioè, creo il ducato, però io ne ho metà. Lo faccio? O aspetto? No, come cugino? Mio cugino è stato catturato. Quando? Ah, durante il Sacro Romano. E dove l'ha preso? Vai te a capire. Chiaro, è sempre una cosa, ma devi dargli. Ok, incinta mia moglie. Chi è questa signora? Intanto creo il titolo. Sì, volentieri. Boh. Quando apro gli occhi nell'oscurità, vengo immediatamente sopraffatto da una sensazione inquietante. Qualcuno mi sta guardando. Un servo di un dio cornuto. Satana! Sei pronto ad abbracciare la verità, Cuthbert? Riconoscerei quella voce ovunque. Deve trattarsi della mia cortigiana, Condal. Un dio cornuto ti offre la sua benedizione. La accetti? Ah, potrebbe essere Odino. Tiene un segreto, stregoneria. Quindi poi faccio così? Fico. Hai preso il segreto di stregoneria. Però la chiesa si incazza. Non vuole avere nulla a che fare con te. Vattene, demone. Però potrei comunque apprenderla la stregoneria. Scusami, è accaduto o succede sempre? Quindi qualunque cosa io scelga, la stregoneria me la dà? Ah, è già successo, quindi so già. È accaduto nel passato, sì, certo, però... Boh,
Vabbè, quindi che mi frega a me? Perché dovrei accettare con tutto il cuore, visto che perdo solo cose della chiesa? Guadagno 100, guadagno 100. Disprezzo. Oh, la madonna. No, no, accetto questo. Quindi adesso sono stregone? E no, che non ce l'ho la stregoneria. Ora dovrei dare il ducato e quello che ha già... A quello che ha già la città di Aliec. Chi è che c'ha la città qua? È il Papa? No, chi è? Questo? Meno 100, mi odia. Perché? Però aspetta. Com'è che si chiama lui? Earl. Earl. Gli do il titolo. Com'è che si chiama quello lì? Di Ulster, gli do Ulster. Ottiene 60 di premio di tuoi confronti per 50 anni e rimane il tuo vassallo. Ok, c'è scritto. Ok. Bon. Però ancora, perché lui è un vassallo potente, gli devo dare un posto nel consiglio. Poi vediamo, poi vediamo. Scusate un secondo. Scusate. È che la Roberta è una rincoglionita, mi ha telefonato. Pronto, aveva sbagliato sicuramente. Sono preoccupato, non si preoccupa. Cazzo. A posto. Allora. Lui adesso, lì. Il vescovo, attenzione, il vescovo, sì. Voglio fare amicizia con questo signore, quindi faccio amicizia, ecco qua, 45%, ma sì, dai, che ce la facciamo a diventare best. Radio inizio del comprato di amicizia, bene. Allora, vescovo, mi dici come faccio a conquistare Hi Many, please? Poi, lui non deve fare un cazzo. Bravi tutti. Ora che nel tuo regno hai metà del ducato di Ulster, hai casus belli per l'altra metà. Veramente? Kalmar, mia moglie alta regina è ancora... Kalmar, che ho detto? Perché ti ho detto così? Vabbè, scusami. Mia moglie alta regina è ancora una volta assente alle nostre stanze al calar della notte. Lei è stata lontana ultimamente, persa nei pensieri e raramente vista a corte. Non sono tutto gradimento? Lei è semplicemente occupata? O forse sta riscaldando il letto di qualcun altro? Hai un altro? L'affronto. No, incarico trova segreti che lo va così, stealth. Mando uno ad indagare. Mio figlio. Un figlio perfetto. Antonello. Vai. Era un po' che non tiravamo fuori il nome. Giusto. L'Ulster è da considerare molto bene. Sono cazzottissimi qua in Ulster. Sono ulsteri qui, mi dici. E lui? Chi è il signore di Ulster? È Earl. Earl c'ha 457 uomini che probabilmente arrivano poi dopo da qua e arrivano proprio incazzati come delle bestie, ma se noi facciamo una guerra lampo magari ci mettiamo meno. Ma andiamo con calma, andiamo in ordine qui, poi vediamo. Il vassallo dell'Inghilterra dichiara che guerra tutta la nazione. No, ma infatti adesso ci ragioniamo. Ah, ecco, stiamo facendo amicizia. Facciamo amicizia. Il duca di Kull
e io abbiamo poco in comune, rendendo difficile la comunicazione. Comunque, sforzandomi un po', probabilmente riuscirei ad imparare abbastanza da poter portare avanti una conversazione sulla natura metafisica. Ottieni studio dell'erudizione per 5 anni. 95% il complotto va, 6% non va. 93%, scusa. E mi manca un 1% però. Oh, mistero. Dai, che andrà bene. Dai, siamo... Che succede? Che c'ha la signora? Sta malissimo. Mentre svolgeva le sue funzioni come da mio capo delle spie, il sindaco, che lei, ha scoperto un segreto mantenuto dal mio vassallo, l'altro sindaco. Lei ha segretamente preso Earl come amante. Lei chi? Lei il sindaco o mia moglie? Allora, il sindaco, questo qua, che è questa qui sotto, ha scoperto un segreto. Questo sindaco, questa qui, si tromba questo. E chi se ne frega? Vabbè, segna Gabriel. A posto. Grazie a Jacopo per i 2 mesi, rinnovo posto vacanzina. Grazie mille, complimenti per la vacanzina. Una guerra termina quando hai eliminato tutte le truppe nemiche, ho catturato il re nemico. Ergo, con l'Inghilterra non c'è trippa per gatti. Sì, mi ricordo. Ma non posso prendere solo la zona, quindi. Ok. Sono un po' stressato. Qui mi dice qualcosa? Ho troppi ducati, lo so. Alcuni vassalli potenti aspettano la posizione del consiglio. Mi rendo conto. Chi è? Non c'è mai un momento di calma. Mio figlio d'erede, perfettino, è così pieno di domande. Faccio del mio meglio per incoraggiare la sua curiosità, ma a volte sono veramente esausto per il costante flusso di domande. Chiede come nascono i bambini. Ed è un curiosone lui, mi piace. Poi io gli darei anche una posizione di potere qua. A sto stronzo. Però lui... Ah no, cazzo. Però lui è erudito. Non posso dargli il posto del parroco. Scusami. Scemo. Fai cacare nel resto. 9 aveva in libri. Ah. Beh, gli posso far fare l'amministratore di condominio. Aspetta. Eccolo qua. Sarà licenziato dal mio consiglio con i seguenti effetti. Si incazza. Che cazzo me ne fotte. Toh. Boh, siamo contenti adesso. Il sindaco e la duchessa. Anche la duchessa ne sa. Però poco ne sa. Poco di niente sa. 9 in spadine, cioè, ma chi se ne frega. Il sindaco questa invece, lei c'ha 10 in spadine, però il mio c'ha 12. E come la mettiamo? Signorina, si incula. Ma lei, il sindaco di che è? Ha di lì sotto. Resti lì sotto. Boh, chiudi. Spionaggio, attenzione. Mentre svolgeva le sue funzioni come mio capo delle spie, il sindaco, eccolo qua, ha scoperto un segreto mantenuto dal mio patrigno, Ete. Questo è il mio patrigno. Lui sembra nutrire dubbi sulla dottrina cattolica. Oh, Ete, che cosa direbbe il clero? Ma che cazzo me ne frega? Ma scusami, ma dovevo tenere d'occhio mia moglie? Perché mi sta dicendo i cazzi di tutti tranne quelli che volevo? Trova segreti. Ma no, ma fai interrompi i complotti piuttosto. Che questi poi dopo arrivano mi trappano nel culo i coltelli. Grazie a Sasso Fede per 24 mesi come il migliore dei formaggi. Grazie mille. Ok. Qui non serve che facciamo nulla. Organizza le leve. Stiamo guadagnando un boato di soldi. Siamo fenomeni. Che dobbiamo fare? Troppi ducati, non mi rompere i coglioni. Alcuni vassalli potenti si aspettano una posizione nel consiglio. E non possiamo. Posso dichiarare... Ah, li chiudo. Tiè, guarda che così a posto. I criminali possono essere imprigionati. Chi? Sindaco Mor. Ah, questa... Perché era adultera? Potrebbe uscire, però. Hanno citofonato. Torno a breve. Sono tornato. Eccomi qua. Ecco qui. Pensate, il tipo che è ritirato
Il monopattino è lo stesso che l'ha ritirato la prima volta e ce l'ha ridato indietro. Grazie a Darius per gli 11 mesi. E basta. Sono qui. Allora, dobbiamo imprigionare lei. Ma perché? Noto criminale, fornicatore. Ma devo farlo? Cioè, ha un senso farlo? Puoi, non devi. Ah, ok, va bene. Per adesso stiamo fermi un attimino. Andiamo avanti. Chi è? Il conforto di un amico. Ci sono poche cose che mi piacciono più della compagnia di Ghilla. Ma c'ha 100 anni. Sta per morire. Quindi piangeremo quando... quando morirà. Della casata Dumba. E dove vive questo signore della casata Dumba? Da noi. Niente. Vabbè. Mi abbassa poco stress. Allora, io vorrei concedere il ducato, questo qui, a mio figlio. Lui che ha un anno? Però ha un'alta opinione di me. Ma scusami, com'è possibile che l'infante ha un'alta opinione di me più dei miei figli? O forse non posso darlo ai miei figli? Che succede adesso? Eccolo qua. Ma ce n'ho uno di figlio io adesso, scusa? Ma non è mio figlio questo? Che cazzo è? L'erede non può averlo. Ok. Perfettino non può. Boh, siamo diventati amici. Puoi darlo al figlio, ma le consigli di dargli anche la città del ducato che ora ha lei. Al volgare altore. Parla con me? Ho avuto una corrispondenza col vostro cancelliere. La sua è stata una prestazione diplomatica deplorevole. Ah. Lui non è bravo nelle letterine. C'ha 12, c'ha... nella media. Ma è mio amico lui. Ma va là. La città del ducato, mi stavi dicendo. Aspettate un attimo. Cosa è sta storia del ducato? Allora, questo è il ducato, sì. E poi la città del ducato qual è? Questa? Un tavolo buono che conosco il proprietario, ma certo. Fratello e vassallo. Quindi gli devo dare... No, questo gli devo dare. Questo qui. Il piccolo rino di Myth. No, scusa. Questo qui gli devo dare, perché è quello blu. Gli do questo. Ho capito, Inverno, ma adesso gli spacco il culo, vai tranquillo. Ti raccomando, le chiedo una piccola benedizione per gli esami imminenti. Tantissimi auguri e grazie. Questo non ce l'ho io, sì che ce l'ho io, perché lui comunque mi appartiene... Ah no, questa gli devo dare... Però c'è il sindaco. Non posso cambiare sindaco. Come faccio a dare questa a qualcun altro? Non posso. Possessore tu. E io come cambio questa cosa qua? Gliela devo dare dai cosi, dal concedi. Va bene, adesso vediamo come procede qua la situa. Tanto il mio prete ha quasi finito il gancio. Poi ci penso io. Spaccare delle facce. Dichiara guerra. Posso dichiarare due guerre a Earl. Ah.
Conquista la contea. No, no. Contea de Briffin, De Maio, eccolo qua, e My Many. Una alla volta devo fare. Allora, andiamo di My Many, che è la più comoda. Un buon cattolica. Sono conosciuto come un uomo profondamente devoto. Sicuramente la mia devozione a Dio dovrebbe essere un bene anche in questa vita. E non solo nella prossima. Ci sono un certo numero di persone che farebbero bene a ricordarsi che sono nelle grazie del Signore. Voglio diventare amico del Papa. Boh. E vado in guerra. Andiamo, spacchiamo la faccia. Ah, gli sto sul cazzo, non me ne frega niente. Ma questo li devo conquistare. Yeah. Pi 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 pi. Sono sempre più simpatico l'arcivescovo nel frattempo. Poi divento amico anche di questo. Allora andremo in guerra. Tanto ora che mi arrivano qua da Fanculonia dove vivono, ma a me che cazzo me ne frega, li ho già conquistato tutto, stai a vedere, sono già arrivati. Porca troia, hanno fatto presto sti bastardi. Ma sai che c'è? Faccio una telefonatina. Duca, vieni a darmi una mano per piacere. Miei omaggi, naturalmente mi unirò. Eccellente. Dove va? Che fa? Fortuna che sono dei rincoglioniti. Dai che ce la facciamo. Dai che ce la facciamo. Dai che ce la facciamo. Due mesi, mancano due mesi. No, arrivano. No, arrivano. Arrivano. Duca, dove sei, Duca? Oh no, aspetta. Confidenti. Un amico fornisce meno 5 lo stesso. Sì, questo mi serve assolutamente. Duca! Dove sei il Duca? Dove sei il Duca? Duca! Duca! Che succede? Manipolazione sociale. Ah, vabbè, ma chi se ne frega, non è il momento. Ti rubo le idee. Oh no, li sto sul cazzo, non mi interessa, non è il momento. Duca! Dove sei? No, ci aprono il culo, guarda come ci aprono il culo. Mi faccio ritirare, non posso? Vuoi fuori dalle balle? Non posso spostarli? Ah, e se ne torno con le pive nel sacco. Il mio vassallo, il sindaco d'Ate, è stato imprigionato. No, ma era quello che mi faceva le cose. Era un membro del consiglio. Ahimè. Asendaku, sì. Non importa, non importa. Adesso... con le spadine. Ah, la sindaca, quella lì a cui stavo tanto sui maroni. Però questo qui è più fenomenale. No, andiamo alla sindaca, dai. Che così... Ale. A posto. È finita la guerra? No. Stiamo perdendo, ma... Oh! Ma dov'è il Duca? Duca! Ci arano qui, Eccolo il Duca! Ecco il Duca! Dai Duca! Dai Duca! Mi difendi Duca? Che fa? No, si unisce a me. Facciamo un rave. Duca, vai a difendermi le terre, per favore. Non lo sta facendo. È uno stronzo il Duca. Aspetta un attimo. E nulla, mi tocca andare. Che sta succedendo qua? Non capisco nulla. Ok, vediamo. No, ci mettiamo troppo tempo. Sì, mi ricordo. Devo chiamare l'esercito e mandarlo contro questi stronzi. Ma perché i tasti fanno quello che gli pare a loro? Qui, vieni qua. Ecco.
Perché mi deve aprire sta tovaglia di fianco al mouse, non si capisce niente. Andiamo, Duca. Però io non posso gestire il Duca, vero? Grazie a Gigi per i 20 mesi. Tu devi essere Igor. No, si pronuncia Algo. E questi scampano. Dove è finito il Duca? Eccolo. Mi segue? Non ho mica capito. Ok. Miei omaggi, mio signore. Mi farebbe piacere se suo figlio perfettino visita la mia corte ad Atelone. Che c'è ad Atelone? Che è un'inculata? Ah, questo qui è Atelone. Secondo me è un'inculata questa. Secondo me è un'inculata, non accetto. È stato ferito. Vabbè, vabbè. Dai, abbiamo più uomini per adesso. Abbiamo perso il piccolo regno di che? Com'è possibile? Quando? Il piccolo regno di Connacht. Ma non abbiamo neanche provato. Che dice? Mica ho capito. Ma cazzo, abbiamo imprigionato il re. Tu devi essere Igor. No, come è finita la guerra? Posso porre fine alla guerra? Ah, c'hai ragione. Questa è casa mia! Sciogli gli eserciti. È morta un po' di gente, vabbè, sti cazzi. Il sindaco non può più continuare il compito aumenta il controllo della contea. Perché? Ah, perché è a posto, posto. Vai qua. Poi ci lavoriamo. Non le ho prese le mazzate perché sono un formidabile ed abile stratega. Formidabile. Chi è qua incazzato? Mia nonna ha litigato con suo nipote. E chi se ne frega? Chi se ne frega tantissimo proprio, chi se ne frega. No, non mi frega, non mi dovete mettere in mezzo, non me ne frega niente. Antonello Brianin è pronto a governare. Boom. Allora, io gli do quel di Dublino a Brianino. Allora, come eravamo rimasti qua con questa questione del Ducato? Il mio talentuoso amministratore ha dimostrato di avere grandi capacità, specialmente in questioni accademiche. Ci sono alcuni progetti che vorrei intraprendere. Con la tua benedizione. Ok, va bene. No. Sì, vabbè, no. Quindi, piccolo regno di sto cazzo, lo diamo ad Antonello. E gli diamo... No, il Regno d'Irlanda. Cos'è, com'è che si chiamava? Münster? No, non era Münster. Ma perché mi toglie le scritte? Ma perché? Io non capisco questa stronzata. Meth gli dobbiamo dare. Tutte e due. Eccolo lì. Toff. Ola. Adesso non mi spaccano più con gli... Capo delle spie. Perché? Perché si è incazzato. Chi era il capo delle spie prima? Era una signora. No? Il sindaco. Il sindaco di Roald Dahl. Non ho capito. Prima faremo mossa azzardata. Ecco, questo territorio non pone fine alla guerra. Quindi, anche se prendi quel territorio inglese prima dell'arrivo delle truppe, loro continueranno ad arrivare. Ah, vabbè. Adesso vediamo. Il sindaco ha 5, però. Che sindaco?
Orco Canas, ho sbagliato, scusami. Ho visto male la... perché lui ha 12... In che cazzo c'ha 12? Devo vedere questo. Ah, fermi. Alla Fantina. La Fantina c'ha un 15. È forti... scusami, sindaco. La Fantina c'ha 15. Ci faccio amicizia. Devi prendere i voti? No. Non posso diventare amico della Fantina? Ah, fai amicizia. Ecco qua. 0%. Ma come? Ci provo lo stesso. Faccio amicizia. Simpatica signora. Allora, qui come eravamo messi invece, sta già facendo. Ok. Allora, dove sei il mio territorio? Questo qui è tutto il mio territorio. Mi serve. Voglio mettere nuove cose. Chi è? Di tutte le buffonate che abbiamo visto, inutili sforzi di Gilla nel migliorare le mie relazioni con i miei vicini. Il mio cancelliere buono a nulla ha riconosciuto ufficialmente le rivendicazioni di Render su... Ma questo qui è un coglione. Ma noi non ce l'abbiamo in prigione, tra l'altro, scusami. Non è nella nostra prigione quello là? No, l'ha liberato. Porca puttana. In prigione da 7 anni, c'è nata questa qui. Poverina. Grazie a Buddle per i 36 mesi e Vidite per i 59. Mi hanno imprigionato il cugino. Vabbè. Ah, l'ho liberato per finire la guerra. No, l'ho avuto in prigione in inverno. Me l'ha detto, sono sicuro. Comunque, tornando a noi un attimino, scusa. Che palle che non riesco a cliccare. Qui voglio migliorare la situazione. Torri di vedetta. Tende di pelle. Ecco, caserma di legno, si può migliorare, togliti. Caserma di legno, facciamo migliora. Toli. Che così non viviamo nella merda. Chi è qua? Ah, è la signorina con cui faccio amici. Amicizia. Anche se ho menzionato raramente, ho realizzato alcuni risultati di cui sono orgoglioso. Sono convinto che anche la Fantina abbia realizzato una cosa o due su cui andare fiera. Forse dovrei commissionare una piccola poesia che metta a confronto le nostre azioni. Ma perché? No, faccio questo. Laura, 18 mesi, grazie. Ah, sì, inverno, intendevo quello norvegese, comunque, intendevo lui. Sì, li ho confusi. Tanto inverno, stai tranquillo, abbassiamo la crestina, che ogni volta che c'è un gioco che tu conosci meglio fai tutto il fenomeno. Meno, perché è vero che non ci capisco un cazzo, ma meno. Le cose si possono dire anche con calma. No, non è... È vero che fai l'offesa e non ti suggerisco più. Puoi anche suggerire senza fare il perfettino e l'invadente. Eh? Ah, ok. Meno di gioco. Questo qui che cos'è? Altro. Quello è altro. Ah, trova personaggio. C'è la ricerca proprio. Bene. Va bene. C'ha la lingua di cazzo qua. Dov'è sto stronzo poi? Ma che ne so. Qui stiamo facendo amicizia. Ah, aspetta. Come un segno, la Fantina è venuta da me preoccupandosi per uno dei miei prigionieri. Mi piacerebbe molto che tu lasciassi il mio conoscente. E lui perché era in prigione? Lui perché era in prigione? Imprigionato da me. Ah. E il suo signore è questo qua delle barchette. E quello delle barchette dov'è? Ah, ma è roba vecchia. Va bene, dai. Toh. Xanityx, 2 mesi che mi fa compagnia durante lo studio per la sessione d'esame. Grazie mille. Se qualcuno consiglio e apri la lista per sceglierlo, in alto trovi le figure. Se schiacci la figura che ti serve in ordine dei personaggi è quello che ha valore più alto. Eh sì, c'hai ragione, infatti.
Però vabbè, adesso dovremmo cambiare magari questo amministratore che fa abbastanza schifo. Questo è recluta a corte. Ah, ma questo qui è quello che è venuto in visita, no? Quant'è che è recluta a corte? Quanto viene? Ah, non c'ho... 120. Ce li abbiamo? Ma sì, dai, spendo volentieri. Assegna, toh. Si incazza e me ne sbatto anche i coglioni. Tyron, 3 mesi, grazie mille. Che mi dice qui di bello? Conoscenza da portata di tutti. La Fantina abbiamo poco in comune, è una difficile comunicazione. Sì, mi ricordo. Vabbè, l'argomento merita lo studio, vai. Bene. Volevo fare i soldi. Ok, allora, questo ok. Puoi dichiarare guerra a chi? David di Scozia. Chi cazzo è? Ma che mi frega? No, per carità. No, ma non ci penso proprio. E a questo d'Inghilterra? Non ci penso proprio neanche qui. Chiudi qua. Dopo aver saputo che Fantina sarebbe stata ospite in un maniero al borgo fortificato di Dublin. Aha, da mio figlio. Ok, ho capito che sarebbe stata l'occasione perfetta per incontrarla. Stringere amicizia. Perché mi arrendo? Quando sono partito potrei giurare che lei mi abbia lanciato uno degli sguardi più ripugnanti che abbia mai visto. Ah. Però adesso mi sta simpatica un po'? No. Cazzo. La mia ultima possibilità. Ethel ha deciso che il suo tempo è lumine che è giunto al termine. I servi hanno impacchettato... Ma chi è? Mia mamma. Come mia mamma? La sifilitica? Insieme se ne va anche la sua rivendicazione su un ducato. Oh, cazzo. Se voglio insistere a far diventare mio vassallo, questa è l'ultima possibilità. Si aveva zero possibilità di riuscita, è vero. Però adesso forse... Forse adesso può... Ah, non posso più provare a farci amicizia. Devo aspettare un tot, va bene. Ah, facciamo influenza. Si influenza da sola, te. Non ho capito la questione della mia mamma. Ah, la mamma sifilitica è qua. E c'ha questo. E che cos'è che vuole? La devo fare vassallo? Ma non voglio. Ma non si doveva sposare poi? Grazie a Sion per i 47 mesi. È incinta di nuovo mia moglie. E sì, per i 10. Mille auguri, dottor Gatto. Me la dà una benedizione che la settimana prossima al mio Hobbit inizia la materna. Tantissimi auguri, un saluto. Ah, sì, mi ricordo. Vai. Devo rivendicare per lei un ducato. Ok. Ok. Bene, che ducato è che c'era avanzato? Questo, il Connecticut. Usurpa? Posso usurpare? Però se hanno due con te per usurpare. Ma se invece posso usurpare qua? Perché questo non lo posso usurpare? Che c'ho una con te in mezza. Pensa un po'. Vabbè, niente allora. Se il ducato su cui hai rivendicazione lontano, lasciala andare. Mia mamma, dici? La mia mamma. Questo qui è il ducato. No, capo da casa è il duca di Duncan. No, questo qui. Non mi segna dov'è. Sì, a Fanculonia, eh. Ok. Figli, non è uscito. Refrescia e riprova. Ducato scozzese. Se i ducati che chiedono gli ospiti che è corto e non ti interessa, lasciali andare. Va bene. È sta cosa che... Chi è? Il re. Il re che... Questo è il re d'Inghilterra, no? No. Re di Norvegia. Re di Norvegia. Ma è un altro. Perché quello di prima è morto.
Sì. Che mi dice? Stavo avendo il corrispondente scritto col vostro cancelliere. Devo dire che lui vi vede in una buona luce. Ma io non voglio essere tuo amico. Io voglio le tue terre, faccia di cazzo. Voglio Maio. A proposito. Prete? Prete, trovami un modo di conquistare Maio, please. O ce l'avevo già un modo per conquistare Maio? Aspetta. Puoi andare in guerra con la Scozia tutta. Ma perché dovrei andare in guerra con la Scozia? Con la Norvegia. Vedi, sì. Fermi. Una figlia, Giovanna. Aspetta. Ferma il prete, che sennò mi tocca pure pagarlo. Lascia perdere, prete. Lascia perdere. Come gli dico di lasciar perdere? Franco, lascia stare. Clicca sulla posizione per essere medico. No, voglio annullare. Ma che basta? Dov'è? Fermalo. Oh. Pensa, ecco. Prega. Che va bene così. Ci penso io. Dimenticate i soldi, ti interessa veramente averlo. Altrimenti... Ma scusa, il gioco mi ha spiegato che non posso andare in guerra. Ah, no, le rivendicazioni di cose distanti. Ok, niente. Ecco filigrana. Buongiorno gattone, anche con l'influenza si va avanti, oltre il mio pad di Xbox che ha crepato Dark Souls 3. Ah, sì, mi ricordo. Grande gattone mi fa compagnia, mi fa molto piacere. Mi scrive ancora. Faccio questo che mi toglie stress. Perché tanto ci faccio la guerra con sto stronzo. Allora. Però prima forse è il caso di tirar su un altro esercitino. Posso? Laboratorio d'assedio. Officine dedicate consente al sovrano di schierare e mantenere armi d'assedio di qualità superiore. Vai! Norme irreali. Mi dà più leve però. Facciamo così. No, non posso perché. Ah, già costruito. Scusami allora. Cosa posso costruire di nuovo allora? Niente. Perché c'è un buco? Costruire? No, non posso. Già costruito. Grazie, Gold, per la sub. Cos'è questo? Difendibile? No. Tende di pelle, torri di vedetta, terreni di raduno. Non posso migliorare qua. Casa mia questa sempre, sì. Nuovo insediamento. No, meglio di no. Mettiamo qua. Facciamo così. Muretori, avamposti. Anche terreno di caccia sarebbe carino. Campi militari. Non c'era caserma? Per dichiarare guerra al re nemico, in che condizione è? Alleanza e inventare guerra in corso. Se siete già menato con altri, buono. Sì, ma quello lì l'avevamo visto anche ieri. Il problema però è che non ho abbastanza uomini. Sto cercando di aumentare la quantità di persone che ci sono. Ah, caserma, migliora, non posso. Perché mi dice già costruito in questa... forse devo mettere da un'altra parte, vediamo qui. Ecco qua, posso migliorare questa. Bene. Perché se io vado su esercito... Ah, aspetta, c'è un tratto qui. Che succede qua? Un segreto rivelato. Il sindaco, che è questa qua, ha accusato il mio vassallo, l'altro sindaco, di avere copulato con il suo amante, Earl. Ma scusami, ma perché lei è George Washington, ma la salma però? Cosa c'ha in faccia? Ah, è squamata, ok. Pellegrino e fornicatore. Ammazza. Lussuriosa, coraggiosa, timido. Come? Si impegna la signora. E quindi? Guardie! Che dobbiamo fare?
per forza. Anche perché lei da una vita che le stiamo correndo dietro, che rompe i coglioni. A posto. Puoi mettere le truppe? Esatto, volevo fare la cosa lì delle truppe. Eccoci qui. Però non posso fare una cosa che subito me ne apre un'altra. Mi ergo al di sopra dei miei sudditi come regnante supremo senza uguali. Ma non fare... Prova di amministrazione. Sì, quello della moda. No, va bene così, guadagno solo un po' di chiesa. Ecco, qui, perché è limitato questo qui? Limite di reggimento degli uomini d'arme. Come posso aumentare questo limite? Tu devi essere Igor. No, si pronuncia... E questo è il mio limite attualmente. Grazie Flag per i 15 mesi. Buongiorno. Mettiamo un attimino in pausa. A me interessa aumentare il numero di leve. Si aumenta con le costruzioni. Quindi devo fare nuove città e darle... Però le devo dare per forza a qualcuno, le città. Posso aumentare il singolo qua? Ok, grazie. Faccio così, allora... Spendiamoli sti soldini. Vai. Ok, perfetto. E poi queste sono le spese mensili? Mantenimento massimo però. Porco. Adesso però abbiamo un guadagno irrisorio. Devo assolutamente diminuire qualcosina. Ok. Bisogna sparagnare un attimo. Ok, e diminuiamo anche questo. No, questo non voglio. Per adesso va bene così. I cavalieri. Ragnar, questo qui spacca. È fico lui. Vai Ragnar, vieni. Ti do 10 soldi. Ma è niente. A posto. Economico. Ordini sacri, che è? Sei in guerra... Non sei in guerra con qualcuno? Ok, a posto. Boh. Perché Chapius? In che senso mi conviene? Sto imparando a giocare, andare online mi sembra un'idea un po' del cazzo. Di così togliere un assedio. Dovrebbe bastarne solo uno. Un assedio? Aspetta. Guardi, di questi? Ma ne ho due però, aspetta, è una stronzata. Cosa cambia da questo a questo? Sono uguali. No, questo lo tolgo proprio. Sì, beh, la distruggi. E ne crea uno nuovo. E metto dei picchieri. Sono fichi i picchieri. Picchiano. O l'onagri. Cos'è che è questo? La manganella. Metto l'onagri. Metti i picchieri, mi piacciono i picchieri. Te i picchieri. Perché combattono bene un po' dappertutto. Sono dei sempreverdi i picchieri. Eccoli lì. E ci siamo fuori 100. Buona. A posto. Uso i picchieri del servizio buono. Ok. Cosa c'ho qui? Va bene. Intanto è nata... La Lucia. Poi chiederò ora il capo della fede. No. I vassali si inculano, va bene. Si inculano tutti e tre. Poi di chiare guerra adesso ne riparliamo. Poi nominare il tutore perfettino. Perfettino chi è? Il erede? Sarò io il tuo signore. Invio la proposta a me stesso. L'erede terzo in linea di successione per Myth. Ducato di Myth, che è quello qua, questo, giusto? Myth, eccolo qui. Come la risolvo questa cosa? Chi è lei? Mia sorella. Le mie sorelle ci sono prima. No, che ordine, forse...
Sì, sì, adesso do un nome. Ma io non ho ancora capito se mia moglie mi... chiamo misteriosa perché non so se è figlia mia o meno. Vabbè. Criminali possono essere imprigionati. Chi è? Non è mia moglie. Perché? Che ha fatto? Ah, ma allora, ma veramente... chi è? Cullato dalla malattia. C'è questo piccolo nano. Tutti i bambini piangono come il piccolo misteriosa. Non c'è fine alle lacrime. Desidero disperatamente che la lavatrice allevi le mie preoccupazioni. Ma la sua fronte corruga per peggiora le cose. Una piccola signora sta aumentando di peso come non dovrebbe. Ah, non sta aumentando. No, piccolina. Ci prenderemo cura di lei. Sì. No, misteriosa. Però perché mia moglie... cioè, quindi non è mia figlia misteriosa. Imprigiona. E lei chi è? Pure lei che... ma tutti trombano in sto regno. Basta un po'. Ora è confinata in casa. Ho inviato alcune delle mie guardie ad assicurarmi che lei rispetti... no, che è arresti domiciliari? Quella lì adesso... no, 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 no. Prigione per davvero. Nelle segrete, via. Via nelle segrete. È in fuga quell'altra. Niente. E sai cosa ti dico? Chiedo il divorzio. Oh. Lei perde opinione. Tutti i membri della famiglia 5 più. Non mi interessa. Non mi interessa. Vai. Costo 100. Perché non accetta Papa Alessandro? Che gli frega lui? Che faccio? Non ce l'ho il gancio. Mi serve un gancio su Papa Alessandro. Sì, mi ricordo. Posso trovarlo un gancio? Ma io pensavo fossimo amici. Perfettino mantiene il tratto calmo, per carità. Perché evita? Non puoi divorziare, fai la religione protestante. Ah, giusto, ci avete ragione. E niente, vabbè. Abbiamo 4.000 persone nell'esercito. Mi hanno creato una fazione contro. Chi? Questa qua. Come? Ma io gli spacco la faccia, sta gente. Oh, che, oh. Ma cosa mi fate urlare poi di mattina presto? Ascolta, ma in realtà non ce l'hanno con me. Cosa devo fare adesso per questa questione qui? Dove vanno questi? Cosa si insinuano? Insomma, il confinante ha perso la guerra. Chi? Chi è lui? Ma che mi frega? Che confinante di che? Cosa sta succedendo qua? No, mi è morto l'amico. E anche il cancelliere. Allora, facciamo così. Il duca è quello importante. Dai, glielo do al duca. Cioè, che così mi è pure contento. Il mio prigioniero, il sindaco, è fuggito dalle mie prigioni. Che tu sia maledetto. Boh. Fantina influenzata. Perfetto, adesso mi vuole un bene dell'anima. Non ho la sposa disponibile. Cosa sta succedendo lì? Forse devo... ah, dici che divento amico di questa. C'hai ragione, guarda. Offri un prosciutto? No, faccio amicizia. 50%. Vai, iniziamo la nostra amicizia. Cosa c'ha qui? Il bollitore? Hai saggia. E c'è un coso dell'incenso, da saggezza quello. Pausa. Si stanno mandando a traversare, sì, ho visto.
faccio amicizia un po' con tutti adesso, con quelli, poi devo fare amicizia anche con questo che c'ha zero. Ma questo qua, guarda, gli faccio partire il complotto, che così... Non posso? Ah, l'influenza, ecco qua. Boh, così nessuno mi rompe i coglioni. Nessuno mi rompe i coglioni. Mazzagli il marito e sposala. Magari anche trovare una moglie che non ti cornifica. Ma finché è viva non posso. Perché lì lei, questo è il problema. Posso farla scomunicare? Non accetta! Perché non accetta? Cornifica e non accetta. Però se la giustizia è un casino. Schiaccio su di me col destro. Organizza matrimonio. Ma no, non organizzo il mio. Ma con me stesso. Sì, è sicuro che con... Che succede qua? Razzia in corso. Beh, roba mia quella. Vabbè, cazzi loro, che mi frega a me. Raduna gli eserciti, sconfiggi. Che palle, ragazzi. Amo ancora questo, che arriva e rompi i coglioni. E tra l'altro gli sto pure simpatico, pensa a te. Intanto vado qua. Grazie a Ray the Ghost per i 45 mesi. Perché sono separati? Si è spostato, vieni, tornate qua. Ok, che siamo in guerra noi? Ricordo più. Con lui. E lui è? Che vuole lui? Lui è norvegese? Lui è questo. No, no, lui è inglese. E che cazzo vuole? Non posso radunarli, non so perché. Nessun soldato non reclutato disponibile. Ah, perché devo... Che fa? Cos'è sta cosa? No, fermi. E li ho persi. Eccoli qua. Sono questi. Spacco la faccia. Cos'è questa? Dove vanno? Qui? Ecco qua. Ammazza, però arrivano degli parecchi uomini loro adesso. Siamo nella merda qua. Duca! Ma questi ignorano il culo? E infatti. Come facciamo? Ma perché non sono sommati sti eserciti? Non sto mica capendo io sta cosa. Il cancelliere. In realtà mi fa un po' gioco, perché io volevo rubargli le terre. Non diteglielo però. Wow. Bene, non so come agire in realtà. Crea un nuovo esercito. Si pare l'esercito per fornire un... Così. No, no, non voglio fare questo. Perché sono separati? Non riesco proprio a capire. 8.000. No, si pronuncia Argo. 8.000 è tantissimo, non ce la farò mai. Che bandierina c'hanno? Loro c'hanno il coso qua, però vatte a capire dove cazzo è sto stronzo. Sì, ciao, ora che arriva, arrivederlo. Ce la faccio io.
di cliccare le due frecce. Quali? Queste? Ah, queste! Grazie. Non lo vedevo. Sì, però non adesso, Brianino. È assedio di Dublino perso. Oh no, ma c'era mio figlio lì, però. Tu devi essere Igor. Mi hanno imprigionato mio nipote. Ma dai. Mercenari. Sai che c'hai ragione. Ma sai che c'hai ragione. Li hanno già comprati tutti i mercenari. Perché c'è questo? Mi metterà in debito, fermi. Ammazza quanto costano sti mercenari. Non c'è una lira. E quelli buoni li hanno già presi. Niente. E non posso. Ti ho detto che non posso. E devo farlo per forza. Ma non mi posso indebitare, dai. Quanti sono? Poi 1700. Ma non ha senso. Non ha senso, non c'ho soldi da buttare così incazzate. E perderemo sto territorio qua. Che dobbiamo fare? Sono 7000 uomini. Arrenditi. Ah, c'è giusto che si può fare. Pace bianca? No. Mi arrendo. Che inculata nel culo. Oh. Ah, vabbè, sciogliamo gli eserciti che mi costano un botto. Quindi adesso è inglese sta cazzata. Pensa a te. Pensa a te. Stufi, 17 mesi, grazie. Vediamo se ho dei figli da maritare. Lui è anche l'erede, tra l'altro, quindi mi serve assolutamente un'alleanza. Ma un'alleanza di quelle formidabili proprio, porca miseria, che dici... sì. Potenziale alleanza del Ducato di Bretagna, che vuol dire? Lui che cosa c'ha? 3000 uomini, mi piace lui. E lei? Cioè lei? Non è, non c'entra un cazzo. No, vabbè, allora, poi questo... 1200, 1500. Qua c'è un po' dopo la diplomazia. No. Andiamo di questa. È sadica. Però va bene così. Influenzare il buon Earl. Che cazzo è? Ah sì, l'amicizia. Poi. Vai. E siamo diventati un po' più alleati a qualcuno. Poi. Lui trova coniuge. C'ha 1000 persone, ma vanno bene. Guarda, tratti ereditabili. La balbuzienza, cazzi suoi, va bene, non mi interessa. La dinastia è più importante della sua balbuzienza. Bene. Qua se menano. C'entro niente io qua. Non mi interessa. Troviamo una moglie. Un marito? Posso farlo sposare con lui? No, non accetta ovviamente. No, no, hai ragione, Inverno, hai ragione. Ma io intanto con calma mi studio le mie cose. Se io adesso mi alleo con lui, come la mettiamo? Ma sì, la faccio sposare. Cresce forte. Vai, misteriosa. Che tanto non è neanche mia figlia per davvero. Bene, siamo alleati adesso di sto rincoglionito. Ok. Ah no, misteriosa è questa qua. Questi. E dov'è Zeo sto ducato? È distante effettivamente.
Solo che se io cerco una mariteria vicino casa, non si trova nessuno qua. Perché metti il filtro, alleanza, e poi gli mettiamo anche... Dov'è? Rivendicazioni, no, scusami. Cultura. Irlandese. Ah, ce ne sono degli irlandesi qua. 192 uomini, che cazzo me ne faccio? 192... questi sono fichi. Ah, cazzo, sì, vai, 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 vai. Ma l'hanno liberato, il signor Mac. Relazioni rilassanti. Ultimamente il peso della regola è stato più forte del solito, ma mia madre sembra averne preso atto. Ma non era data a fanculo nostra mamma? No, vabbè. Lei insiste che passi le giornate nei giardini. E va bene, mamma. Mi defatico un po'. Bon, e ci siamo alleati pure con lui. Barone scontento. E anche cazzi suoi, va bene? Non me ne frega nulla. Tornando a noi, un secondo. Scusi, ma io ridarei... a lui la sua... però questo qui c'ha 12 adesso, effettivamente. Però lui è potente. Lui ci avrebbe 22 in ecclesiasticità. Ma devo far così. Devo far così, che così mi è... vedi, mi è più... mi è più contento. Boom. Qui non c'è uno meglio di questo... di questo poveraccio. C'è un 13 qui. Sì, questo qui ne sa. È un piacente, poi. È bellissimo lui. Però è un vassallo potente. Ah, niente, devo lasciarlo qua allora. Nulla, come non detto. Questo è un buon amministratore, c'ha 15. E basta così allora. La regina Cristina. Non è che magari la regina Cristina è buona a fare un No, beh, 8? No, 15 qua. 21, qua c'è un signor 21, cazzo. No, va bene così. Ok, fermi qui. Ok, ci siamo. Buono. Posso chiamare i cavalieri? Sì, ma non ho tanti soldi, non so se sia il caso. Dichiarare guerra, certo. Dottore Antonello Brianin. No, lui che è uno che ne sa. Riscatto del conte. 50 mi danno? O per un favore? Il conte di sto cazzo. Dov'è che vive? Ce l'ho io, certo. È questo? Vabbè. Dammi 50. Ciao. Segnali di successione ereditaria a titoli. Secondo per il ducato di Meath. Secondo per... vabbè, adesso ci pensiamo. Questo mi odia proprio. No, che vuole questo? Vediamo, se gli posso garantire il titolo. Aumenta l'opinione, sì. Complottiamo con questo qua. Che poi, chi cazzo è? Ah, ok, a posto. Buon consiglio. E questo ci sta già lavorando. A posto. Tutti contenti. Byron Love. Si deve resettare ieri. Ricordo. Il premio è deciso per oggi. Quanti vaga? Abbastanza. Grazie mille. Allora, con l'Inghilterra in alleanza. Abbiamo degli alleati inglesi, no? Guarda che lo vedevo. Le alleanze. Aspetta, vorrei andare a caccia. Io sviluppo la tua capitale. 5 anni, però mi aumenta lo stress, non è il caso. Volevo fare il contrario. E che cazzo però? Che vuole? La prima volta che... ah sì, la manipolazione sociale. Vabbè. E vai. Gli sto sui maroni, perfetto. Consacra, invita cavalieri pretendenti. No, 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 no. Battuta di caccia. No, si pronuncia... ah, sono stressato, sono stressato. Ok, c'è una lite a far bambini. Ne. Siamo senza dottore pure. Oh.
Che è successo qua? Caccia gli amanti. Ma no, si può stare un secondo fermi? John, 13 mesi, grazie. Rinnovate, rinnovate, rinnovate. Vediamo. Seguo la mia preda tra gli alberi, guardando lentamente ma inesorabilmente terreno sul potente cinghiale. Lentamente ma inesorabilmente terreno sul potente cinghiale. Improvvisamente si spaventa e si allontana, e mentre mi sposto per vedere cosa l'ho spaventato, non riesco a credere ai miei occhi. Il duca Eogan e il sindaco Deirdre, avvinghiati per terra in un abbraccio appassionato. Indietreggio lentamente, non ho visto niente. Livello segreto? No, non mi interessa. Vado via. Che mi frega a me? Leila. Il medico di corte. Allora, c'è lui. Tocco di Mida, è anche un buon amministratore. Ma io come faccio a sapere se un medico è buono o meno? Questo non riesco a capire. Lei è una festaiola insaziabile, però è onesta. Boh. Come faccio a sapere chi è il meglio dei due? La sapienza? Quindi... no, diplomazia... qual è? Il 10. L'erudizione, dici? Questo qua? Ok, lo piglio lui. Ammazza, 80. Va bene, però è più giovane, mi dura di più. È vero. Sono ancora a caccia. La caccia sta volgendo al termine. Montiamo in sella i nostri cavalli per lasciare la zona alle spalle quando la luce svanisce dal cielo. Nonostante le nostre difficoltà lungo la strada, la caccia è andata molto bene. Ma sapete che forse il font non mi ha ingrandito questo, ma solamente questo qua? E a me non me ne frega un cazzo di avere questo font qui ingrandito. Torniamo a casa, nei Migoriti. Provo a salvare e chiudere un attimo. Perché a quel punto, cioè, chi se ne frega di avere il font un po' più grande? Perché mi danno solo fastidio quelli lì. Io voglio ingrandirli tutti. Dell'Orf, 27 mesi, grazie! Un tavolo buono che conosco il proprietario. Ma certo. Oggetti sottoscritti. Sì, l'avevamo visto inverno quello. Allora, questo e questo, e provo a toglierlo. Ok, vai. Ma io non voglio le finestre più grandi. Io volevo le scritte più grandi, ma tanto se il font delle scritte è sempre quello è e cambia solamente quello che si ingrandiscono, sti cazzi. Sì, guarda, sono piccoline, ma va bene. Tanto se poi dopo i dialoghi dentro sono quelli. Almeno mi occupa meno spazio a schermo. C'è un modo per impedire i vassalli di copulare come conigli, ma qui trombano tutti, è tutto un tromba tromba magna magna. Bon, poi dopo, alcuni vassalli si aspettano una posizione di consiglio, tipo lui che vuole. Ma lui si incula, non ha niente di bello. Neanche lei. Lui sì, c'ha un bel 12, c'ha. Mi piace lui, va bene, lo mettiamo volentieri. Al posto di... ma anche lei è potente. Lei è vassallo potente. E questo è super potente? Anche lei è potente. Sono potenti tutti, però lui mi sa che è più potente. C'ha 12. Non è che mi si incazza. Il tavolo buono che conosco il proprietario. Ma c'è.
Grazie all'acciuga volante per i 25 mesi. No, effettivamente era meglio comunque un po' più grande il font anche di queste cose qua. Cosa faccio? Guarda l'età. Lei è più giovane, hai ragione. Cioè 44 anni, lui 56. No, va bene così. Ok, questo, 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 questo. Esco e lo rimetto il font. Ok, perfetto. Perché di poco, ma cambia effettivamente. E che mi rende le finestre giganti. Non capisco perché non ci sia la possibilità di sistemare il font in game. Proprio una stronzata quella. Ok. Adesso, questa è roba mia? Sto sul cazzo a quella signorina lì. E ci facciamo amicizia. No? Non puoi usare il comporto amicizia su Regina fino al 15 gennaio. Ah. Beh, ma è tra poco. No, del 75, come? La faccio influenzare allora. O sto già influenzando qualcuno? Chi è morto? Il mio consigliere. Sì, però ragazzi, non potete mica morire come degli stronzi ogni 3 secondi, eh? Dai. Lui c'ha 21. Merda, sì. Mi piace lui. Ok. Mi stanno attaccando. Ma sai che forse mi stanno attaccando a me? No, si stanno andando tra loro, vero? Cosa succede? Fazione pericolosa. Fazione della libertà. Vuole l'autorità della corona più bassa. Potere militare. Chi è che ne fa parte qua? Ah, lei ci sto facendo amicizia. E lui? Ma no, come lui? Ma lui non è il figlio di quello lì con cui... Eh? Ma siamo pure alleati. Chi è lui? Festa fervente. Dai, festino. Ma che ne so io. Rispettoso al Torre d'Irlanda. Stavo chiedendo una corrispondenza. Devo dire che vedo una nuova luce. Ale, buona. Io comunque adesso, appena finisce questa cazzata che ci sta mettendo una vita, signorina, adesso non è che voglio dare la colpa a qualcuno, ma... Chi è? Chiama in guerra. Ammazza volentieri. Un'altra fazione creata contro di me. Ma chi sono questi? Ah, vabbè, ma adesso ci pensa lei a risolvere qua. Lui main, In guerra con chi? Per curiosità, chi è sta gente? Attaccanti. Non ho capito. Quelli della mezzaluna. Ah, eccoli qua. Ci mettiamo tanto ad arrivare, ma che quasi quasi gli rimane. Sì, non mi rompo i coglioni. Tiè. Ma noi siamo con i buoni o che cattivi? Con i rossi? No, se no siamo con lei. Ok. Posto. Che poi dopo mi dà prestigio. E pausa, avete ragione. Doppio clic sulla persona. Sì, no, l'ho fatto. Basta un clic solo in realtà. Però, che rottura di palle. Questi si mirano. Chi è? Un segreto rivelato. Una vergognosa verità è stata portata alla luce del sole. Mio fratello, il duca, ha avuto una relazione extraconiugale col mio maresciallo. Abbasso tutto. Non è vero. E qui che succede? Chi è? Un altro segreto. Il mio maresciallo, la sindaca, ha presentato prove inconfutabili che il padre di mia nipote Samantha è mio fratello, il duca.
Vabbè, che dobbiamo fare? Chi se ne frega? I tuoi atti peccaminosi hanno un costo. Ah, perché io l'ho coperto, ma mi hanno schiamato che l'ho coperto. Come 14 di meno qua? Catroia. Giovanna. No, il vescovo. Così magari qualcuno non cresce volendo ciulare tutto. Posso imprigionare il sindaco? Però fa parte del mio consiglio il sindaco. Dai, to. Che coglioni. Però almeno possiamo mettere su questo. Che così mi spacca meno le balle, no? To. A posto. Come va la guerra di merda qui? Stiamo vincendo? C'è più religione. Ah, l'ho trovata da Steam, Nickars. Se invece è la versione del Game Pass, devi iscriverti al sito e la trovi sul loro sito. Il vescovo ha relazione positiva con me, ma non abbastanza. No, aspetta, il vescovo, non il papa, perdonami. Sì, sì, non perfetta, ma... faccio amicizia, to. Abbiamo vinto la guerra, e vai. Boom. A posto. Via questo. Che è morto qua? Sadurru. Che cazzo era? Boh. Mistero. Ok. Alcuni vassalli si aspettano un po'. E ancora. Posso dichiarare le guerre? Sai che mi sono veramente rotto il cazzo? Io adesso vado in guerra. Vado in guerra con la maionese. Il ducato. Proprio quello voglio. Voglio tutto il ducato. Voglio il ducato. 9.000 uomini. Ma io ne ho 11.000, bitch. Vai, vai, vai. Perché lui, tra l'altro, credo sia già in guerra con qualcun altro. Perché sta perdendo soldi, tempo, cose. Ora che arriva, che spacco a faccia. Dai, 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 dai. Guerra lampo, guerra lampo. Così. Raduna. Sì. Alla guerra. Ah no, 45 milioni, lui 11.000, è la somma con gli alleati. Ah. Sì, ma ora che arrivano, guerra lampo. Tranqui, guerra lampo. Faccio due telefonate, aspetta. Non sa mai. Però ce la facciamo prima, tranqui, guarda. Guarda, mentre fa, faccio la pipì, pensa tu. Veloce. La fazione che aveva te come obiettivo è stata sciolta. Intraprendo la mia recente cordialità con un segno di ferro è venuto per me preoccupandosi. Cioè, lui vuole che liberiamo lei. Però lei era dentro perché non si trombava qualcuno. Sì. Ha pure un figlio. E mia nipote, lei chi è? E che faccio?
adulterio con mio fratello? La trombavano. Vabbè, dai. Devo diventare simpatico al vescovo, che tanto muore tra una settimana. Questi sono con noi, questi con le righette. Qui abbiamo finito quasi. Dai che manca poco. 14 giorni e l'assedio finisce. E l'assedio finisce. Senti la gente che urla. Oh, moriamo tutti! Noi assediatori professionisti. Ale, e uno è andato. Poi assediamo qua. L'ho detto, guerra lampo. Tac. I blu sono gli alleati. Ah, hanno proprio la magliettina blu. Hanno le scritte sul nome blu. Cioè, neanche ha avuto il tempo di pensare di arrivare, sto stronzo norvegese. Retaggio dinastico. Cos'è che vuole da me? Guerra. Efficacia, sangue, erudizione, corte vivace, gloria. Famiglia, lombi generosi. No, per l'amor di Dio. Abbinamento desiderato, accettazione del matrimonio più 30. Opinione cortigiana degli ospiti più 10. Ah, costa meno gli chiamare gli ospiti. No. 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 Non lo so. Cosa mi conviene? Non so cosa mi conviene, sinceramente. Forse la gloria. Ah, perché poi dopo mi fa già vedere quello che c'è dopo. Non lo so. Io per adesso sto andando bene con la guerra. Feste non mi interessano. Guadagni paura, paura naturale. Mi sa che vado di guerra, sì. Verdi sono tuoi, blu sono alleati, rossi nemici, bianchi gente neutrale. Ah, che passano. Okay. Buongiorno. Tuo dinastia ha sbloccato belligeranza generazionale. Noi siamo 4.000 più. Più o meno, vedi, più o meno. Perfettino diventa maggiorenne. Crescono così in fretta, signora mia. Che vuole Dublino? Non mi riguarda. Ah, perché stanno dando una mano. Che? Finanziamenti possono... I fidanzati possono sposarsi. Padre, fai... Bella giornata, signor vescovo. Siamo diventati amici. Accetto vedere la proposta di matrimonio, va bene. Siamo circa 9.000 in tutto. Questa guerra? Che è questa qua? Che occhi terribili. Mia moglie è morta. Cara defunta moglie, il sollievo mi ha pervaso mentre esalavi l'ultimo respiro delle mie segreti. Forse dovrei provare vergogna, ma in verità non c'è stato alcun amore perduto tra noi. Guarda stress che per... Ah, che bello. Che bello mi è sceso lo stress. Esercito, che dobbiamo menare qua? Questi? Abbiamo fatto tutto, abbiamo conquistato tutto. Perché dice 28%? Quello lì non l'abbiamo già ammazzato prima. È già assediato qua. Qui? Cosa devo fare? Lì hanno già fatto, mi sa. Qui? Non sto capendo. E hanno altri territori. Sì, in Norvegia però. Devo andare in Norvegia? Allora, maggio! Questi sono bianchi. Non mi interessa, ok.
via alla Norvegia. Ma nel frattempo cerchiamo moglie. Una bella lasagnona. Vediamo. Allora, una bella coniuge. Chi troviamo? Troviamo qualcuno fertile, certo. Alleanze, alleanze. Quindi mi serve qualcosa di prestigioso, di incredibile, di francese. Col... cazzo, ne ha tanti questo qua, eh. Ok, arriva dalla Francia, per l'amor di Dio. Però, però, quando arriva, arriva. Vai, ci sto. Ci sto, mi sta simpatica. Lei è sarda? No, no, va bene questa. Lascia fare, che poi dopo... francesi comunque, poi si arrendono, però... Metti in pausa, non serve, stiamo andando in guerra, abbiamo vinta, guarda, vale. Siamo arrivati fin qua, ma non la sta conquistando sta città? Come che si fa? Questa dobbiamo conquistare, tia, vai lì. Ma stiamo facendo qualcosa in sta guerra o no? Non è la Norvegia. Cazzo, ci avete ragione. Siamo andati in Inghilterra. Ma perché mi lampeggiava? No. Ah, porca paletta, ho sbagliato. Mi stava lampeggiando l'Inghilterra. Scusatemi. Scusa, grazie Gabriel. Sapete cosa mi ha confuso? Che stava lampeggiando di rosso. Pensavo che fosse sì l'Inghilterra, ma territorio norvegese. E qua c'è scritto Northumbria. E io pensavo che fosse territorio norvegese. Le mie spie mi hanno informato di un cacciatore che ha provocato il putiferio della taverna. Sì, vabbè, ma non me ne frega niente. Vai. Lampeggia di blu, però, visto che c'era tutto sto magna ma... Stanno tornando! Ma quindi devo star qui a menarli finché arrivano? Siamo qui a menarli finché arrivano, dai. E non pensavo che dovessero arrivare loro. Vabbè, adesso siamo tornati. Ma da facca? Ma perché non c'ho un comandante io? È lui, il sindaco. Ne sa, vai. No, siamo tornati a più 15. Dobbiamo riconquistare? Spatacciamo la faccia. Questa guerra mi sta costando un botto, cazzo. Dai, fortuna che qua la battaglia di Magenta qui li abbiamo asfaltati. Poi conquistiamo qua. Cosa che pensavo di aver appena fatto. O li devo inseguire? Se io attacco qui. Ah, guarda, gli taglia la strada. Vediamo, lo fa? Formidabile se lo fa, vediamo. Attenzione. Attenzione. Eh no, non ce la faccio. Se non sono andati a fanculo. Ah, restiamo qua. Restiamo qui. Ma come funziona? Devo aspettare qui? Mi omaggi, re d'Irlanda. Chi è lui? Re d'Inghilterra? Sì. Ci mandiamo i messaggini. Perché te i messaggini sono affascinanti. Ok. Sto scrivendo. Manda i trilli. Quelli li spaccano. Do una mano a spaccare. Vai, spacchiamo. Spacchiamo assieme, amici. Scusami. No, dai. No, re Westeras. Dov'è? Ah, quello lì. Ah, perché lui è nostro alleato, mo. Sì. Il re. Voglio diventarci amico del re. Faccio amicizia, vai. 95%. Praticamente già fidanzati. Ma ascolta un po', cos'è questo? Fazione pericolosa, ancora? Chi? Chi sono questi? Ma ancora fanno i dissidenti? No. E
qui, boh, non ho mica capito. Ma io adesso devo rimanere qui in stallo finché non arrivano altri norvegesi? Ah, ok, inverno. Non l'avevo capita quella maniera lì. Sì, però queste cose non te le spiegano. Ah, non è norvegesi quelli che ho menato? Pensa tu. Ascolta, io vado in Norvegia, allora. Ah, no, oh! Però se io vado qua in Norvegia da loro, cioè, è territorio norvegese. L'importante è che io meni qualcuno, qualcosa di norvegese, no? Non importa dove. Corretto? Sì, ma rischi che ti arrivino a casa. Vabbè, comunque devono passare di qua. Al massimo li intercettiamo. Si estende in tutta Europa? Sì. Sì. ...55%. Occhio alle spese. Lo so, è per quello che volevo darmi una mossa. Sì, che comunque che attacchiamo meno, il problema rimane. Gli alleati che in teoria difendono. Possibile, sì. Adesso vediamo. Tosti questi norvegesi, eh? Io pensavo sapessero solo fare mobili a basso costo. Neanche così basso. E neanche così duraturo. L'esercito sta finendo le scorte e ti muoio di fame. No, tranqui. Eccoli, i porci. Però noi adesso finiamo questo. E poi no, andiamo lì. 66%. Tanto ora che arrivano qua, facciamo prima noi a conquistare di qua. Come faccio a impedire all'esercito di morire di fame? E vai. Siamo best adesso. Torna a casa e menali lì. Ah, così si, non si muore di fame. Vabbè, torneremo a casa allora. Ah, Araskei, che semo, drio, stuare, spendere. Perché sono negativo di soldi. Ah, può darsi. Antonello diventa maggiorenne. Bene, e c'è un nuovo tra... Ah no. Sì, sì, prego, 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 sposatevi. Posso chiamare nuovi... Chi è qua? Al volgare alto re. Oh, intanto ci calmiamo, Gesù. Quanto è alto questo signore? È altissimo. E c'è anche il capo contadino. Che vuole? Siamo stati oppressi dalle tue leggi oppressive troppo a lungo. Che dice? Abbiamo finito di pagarti le tasse. Il livello di controllo di meno 75. La pelle balla inizia... Il destino del contadino non serve, mio signore. Li ammazzo. Li ammazzo. Spacco la faccia. Adesso vedi. Adesso vedi. Porca di una puttana, adesso vedi. Adesso vedi. Mio omaggi, oh, mio omaggi, carissimo. Dov'è? Dov'è il contadino? Non era qua il contadino prima? Eccolo qua. Questi. Mamma mia, se ti prendo, ti faccio un culo così. Mi si è chiusa la porta. Dov'è il mio esercito? Ok, qui che... però non sta mangiando. Ok, è a posto. Si sono rifocillati. Molto bene. Ah, ma stanno attaccando qua, sti teste di cazzo? Vai, ammazzali. Boh.
Guarda testa gente. No, non è scappato, ha fatto un giro. Poi adesso non so dove sia andato. E poi tutti sti contadini si sono messi assieme. La tua gloria è ampiamente riconosciuta. Ma sti rincoglioniti. Eh? Vi piace prenderle così? Vi piace? Contadini delle mie palle? To, pure in prigione t'ho messo. Sto scemo. Una barretta nel menu del tuo esercito. Qui? Qualità decente. Fanti, arcieri, no. Non qui forse. Qui forse. Non lo so. Non lo so. E io sto qua ad aspettarli ancora. Sti 82%. Che è? Che succede? Coniuge più affettuoso. Ah, ma io mi sono sposato di nuovo alla fine? Allora, coltivare i rapporti tra prossime generazioni di governanti è un dovere che non dovremmo trascurare, ha detto l'alta regina Adelaide. Mia moglie? Mia moglie? A mia moglie? Perché mi sono risposato? Ma non era francese? Mia... Vabbè. Alcuni dei tuoi vassalli più influenti hanno figli che sono certa principe perfettino trarrebbe vantaggio nel conoscere. Ok. Casata di Brenin. Casata di... Fagli diventare amici, vai. Gli attributi della maestà. Mi ergo al di sopra. Ancora con sta storia. Sì, va bene. No, non voglio perdere cose. Non è 100 esperienza per lo stile di vita. Vai, dammi quello. Li rimando qui, li rimando. Questo abbiamo fatto, no? Questo qua. Ok, abbiamo fatto il culo alla prebaglia. Chi è questo signore? Un consiglio. Aspetta che intanto sblocco questo. Ale. Poi. Non è la prima volta che sento parlare di questo bird. Questo qui? No, questa qui? Lei. Ok. Sei un grande servitore. E ora il re Westeros l'ha inviato alla mia corte. E ora, come segno dell'amicizia tra me e Westeros, le ho mandato. Lo ha mandato alla mia... Quante volte me l'ha ridetto? Va bene, benvenuta. Carissima. Che vuole? Perché c'ha la cuffia? Cioè, c'ha male alle orecchie? Tratti con re di Norvegia? No, no, lo voglio asfaltare. Quindi non posso imporgli le richieste. Tanto ci siamo quasi. Ma non dimmi che questa è ancora mia mamma. No, ok. Un contributo al forziere di guerra. Ah, mi danno del cash? Anche perché siamo nella merdi. Guardando con timore i miei forzieri quasi vuoti, il mio araldo annuncia che 4 dei miei vassalli sono arrivati. Veniamo portando loro, mio signore, una donazione per sconfiggere i nostri nemici. Con me porto il dignitoso sindaco di Blu. Ok, accolgo il favore generosità. 15 a te. Accetto. Anche se poco, accetto. Non basta risanare, ma è meglio di nulla. Grazie carissimi! Basso controllo nelle cortee. A proposito, fammi fare questo mestiere qua. Toh. Grazie Mr. Ciccia che regala Saba Maver. Grazie mille. Anche questo è norvegese? Sì. Riccardo, dai una cosa. Certo che costa sta guerra di merda.
Guerra lampo per fortuna. Dai, ci siamo quasi. Olè, fatto. Non posso, perché? Quanto manca ancora? 90%. 91. Poi dopo vediamo adesso con questi norvegesi come siamo messi coi soldi. Siamo al 91%. 92. Qui abbiamo quasi fatto. 98. Adesso non so dove cazzo stanno andando. Basta una casina qua. 99%. Dai, questo qua. Quel cazzillo lì norvegese. 100. Boom. Fanculo te. Chi ti ci ha mandato? Non ho finito? Cos'è sta roba qua? Che guerra è questa? Di chi è? Difensori. Chi mi attacca? Lui. E chi è lui? Il duca di sto cazzo. E io non so mica. Perché non dovevo venire ad attaccare là, vero? Ho sbagliato? Cosa succede? Assolutamente inaccettabile. Adelinde irrompe nelle mie stanze, il suo viso rosso di rabbia, urlando abbastanza forte da farci sentire l'intero castello. Gerald ha appena insultato il mio onore! Esigo che tu sbatta questo crudele villano fuori dalla nostra corte. Chi era lui? Ma è un importante? Ah no, è il cavaliere lui. Perché mi racconti tutto? Speriamo bene. 91% qua. Abbiamo quasi vinto anche questo. Non so che cos'è. Cosa devo fare? Boh, vabbè. Più sento parlare di questa storia, più sono convinto che mia moglie non mi stia dicendo la verità. Alla fine della nostra discussione ho la netta impressione che Adelinde ha fabbricato l'intera faccenda per diffamare il Geralt. Oh no. Vai. Lui mi attacca. Perché lui mi attacca? Che vuole da me lui? Sto vincendo comunque, quindi non so neanche che fare. Torno a casa? Boh. Mio figlio. Un figlio perfetto. Carlino. Vuole l'Asiago! Potevo chiamarlo Asiago. Bonus massimo dei perk raggiunto. Il bonus che un perk può dare. Alcuni perk fanno un numero massimo. Ok. Capito. Che succede? Lealtà o paura? No, dai. Lealtà. 99%. 100%. Impongo le richieste anche a lui. Io non ho capito un cazzo. Miei omaggi. Che mi ha dato? Ah, mantengo il titolo. Mi ha dato 120. Te! Non siamo più in debito! Te! I signori imbattuti d'Irlanda! Boh. Non ho capito, ma ho vinto. A posto, sciogli gli eserciti che qua costano un sacco. Ma quindi questa è casa mia adesso? E questo l'ho attaccato per sbaglio, ma è casa mia ora? Mio figlio, ogni volta che parlo di Carlino con mia moglie, no, si allontana. Che palle. Che palle. Che palle. Dai, scopriamo se è nostro figlio veramente. Wow, ma non ce n'è uno, eh? Chi è morto qua? No, mi ha dato stress perché mi è morta chi è? Mia mamma. Ma sti cazzi. Saluto mia moglie, alta regina, mentre cammina in giardino. Ma lei si allontana. Di nuovo. Le mie preoccupazioni tuttavia non dimenticherà la cosa tanto presto. Vabbè, è un tale sollievo. No, va bene, mi fido. Quindi questa è mia adesso? No, non è mio. Perché è verde? Ma sì, c'è scritto Irlanda. Ma è mio. Però scusami, non c'è scritto che... Ah sì, sono il suo signore. Pensa tu. È il mio vassallo, va, facciamo amicizia.
5%. Ma io sono simpatico, eh. Anche sono un gran simpatico. Boom, come siamo messi qui? Maresciallo, me le sta sistemando quale con te? Che poi dopo si incazzano, fanno, brigano. E si è infastidita la signora, lo so. Ma sai cosa faccio? Coniuge. Ah, c'è quella defunta anche. Adesso La seduco. Come 0%? Dai. Ma scusami. La corteggio? 0%. Ma come? Faccio amicizia? 0%. Ma come? La influenzo con i complottoni, allora. E che dobbiamo fare? E non posso avere mia moglie che mi desto sul cazzo. Boh. Libertà e cordialità. Sì, va bene, va bene. Ti rilascio il tuo amico gigante. Oh, che figura, sono già le 11:10 e l'Irlanda non l'abbiamo mica conquistata. Un'altra fazione. Ma l'ho appena... Chi è? Cosa vuole sto scemo? Ma io lo ammazzo. Ma sono sempre quelli della casata di sto cazzo? Gli amici di questi qua? Sì, sono gli amici di quelli là. Sì, però, Ma forse con questo potere qua adesso li sistemiamo. È il capo dei contadini, sì. Era. Puoi chiedere oro al capo della fede? Non mi interessa, grazie. Mi serve un nuovo maresciallo. Perché? Ah, perché abbiamo dovuto mandare via quell'altro. Cazzo, questo qui è formidabile. C'ha un 17, c'ha... Ha un 17. Accetto lui. Per forza, bravo. No, aspetta, ho sbagliato? Qual è che ho cambiato? Questo, il maresciallo, ho cambiato? Oddio. Mi ricordo mica. Lui non è potente. C'ha 15. C'è qualcuno di più potente? Che vale? C'è questo Earl, c'è... Mi fa un po' meno, però va bene. Dai. È proprio importante lui. Lo so. Ecco qua. 46. Devo farci amicizia con questo qui. Fai amicizia. 47%. Vai. Che succede qua? Che succede? Ho messo il maresciallo, ho fatto giusto, ok. Non scrivete caps, ragazzi, le regole. Il mio capo delle spie è giunto con pessime notizie. Sebbene non sappiamo ancora di chi si tratti, qualcuno sta pianificando di uccidere la mia ospite. Elodie. Ma non è una cantante, Elodie? Fermiamo i criminali, vabbè, non c'è problema. Ah, perché è morto lui. Chi era lui? Sti cazzi, è morto. Capo delle spie non gli sto molto simpatico. Ma io posso fare... No, le amicizie uno alla volta. Vabbè. Bene, no? Ok? Posso dichiarare guerra. A chi? All'Inghilterra, non è una buona idea. Il principe di che cosa? Ma è piccolino questo principe. Di Antonello. Chi è Antonello? Mio figlio. Per lui. Guerra lampo! Vai! I miei omaggi. Con l'avvenimento del banchetto. Volentierissimo. Però prima... Aspetta un attimo. Sì. Guerra lampo prima. Dove sono gli eserciti? Ovviamente non guarda le alleanze. Ma sono degli sfigati. Sono praticamente già morti. Non mi sono inimicato l'Inghilterra.
Perché l'Inghilterra è amica mia. Io sono l'Inghilterra! Tra poco. Spatapim e patapum, qua ci espandiamo. Non c'è più il simbolo per unire gli eserciti. Perché? Vabbè. Matta, 41 mesi, buon salve gatto, buona live e buon fresco. Sì, c'è un po' di freschetto oggi, anche qui. Grazie mille, grazie a Zdomi per i 9 mesi. Rinnovate, rinnovate, rinnovate che sta per partire l'hype train. Io mi ero perso Mr. Ciccia che ha regalato la sub a Maver, scusatemi. E Walter White, 28 mesi a servizio di sovrano d'Irlanda. Ragazzi, scusatemi. Ed Elisa, passo per un saluto e scappo al lavoro. Perdonatemi. Non è gratuito, costa 50 euro o lo puoi avere incluso nel Game Pass. Rarissimamente gioco in free to play, ma proprio di un raro. Ah, è un bug quello degli eserciti. Vabbè, adesso lo facciamo. Tanto abbiamo vinto. Sto avendo una corrispondenza scritta col vostro cancelliere. Devo dire che io ho una nuova luce. Grazie carissimo. Ma perché adesso sto sul cazzo al re? Ma come? Ah no, non è il re. Chi era quello lì? Un segreto rivelato. Una vergognosa verità è stata portata alla luce del sole. Mio fratello, il duca, ha avuto una relazione extraconiugale con la con mia cugina. Oh no! Grazie a Natsumo per aver fatto partire le treni 25 mesi. Sono già 25, che il quadrato di 5 è bel numero, eh? Molto. Grazie. E che dobbiamo fare? Si giudicherà Dio. E io non sono... Non c'entro io. Ma la smettiamo? Io mi immagino il re che una mattina entra. Allora! La vogliamo smettere con tutti questi incesti, tradimenti? E che cos'è? Sto dirigendo una nazione o un bordello? E non si può più! Non se ne può più! Tutti che si infilano dentro! Basta! Basta! Perché sono a 0% qua? Ah vabbè, vai, vai! Quanto ci vuole? Olè. 75. È incinta mia moglie. Tesoro, sono con te. Mamma mia, guarda che faccia da stronza che c'ha adesso. Se l'è proprio presa perché pensavo che mi cornificasse. Capito? Ma è una roba normale. Cioè, ormai sono moderni. 100%. Boom. Sciogli gli eserciti. Fatto. Premuroso. Vai. Grazie a Masquere per i 38 mesi. E intanto l'Irlanda. Chi è lui? Ah no, vado troppo sullo stress. Ma lui chi è? Ah, ho capito chi è. Dai, provo ad andarci dentro di stress. Pensavo fosse abbastanza. Nuova visione di Dio? Dai, vai. Prega, mangia, prega, ama. Risolta la questione stress. Nuovo arcivescovo. Sapevo io che mi crepava lo stronzo. Ah, però mi è di sto simpa. Madonna, ma quanto ce l'ha con me mia moglie adesso? Che c'ha? Cos'è questo giramento di coglioni? Tesoro! Non lo stiamo già influenzando? Ma forse non ha funzionato. Ma possiamo... Non lo so... Niente. Ah, ma lei... Cattolica francese. Cosa sono io? Cos'è Polciniana? Che cazzo di religione c'ho io? Cos'è la Paulicia? Me la fai vedere? Che non riesco a vedere? E niente, sposto il mouse e me lo togli. Perché lei è cattolica e io no? Perché io non sono cattolico?
Che succede qua? Non si è potuto. Mio fratello, il Duca, ha presentato prove. Sono senza parole. Pregnola, 2 mesi, grazie. Mi sono dedicato a una. Io? Quando? Ah, per diminuire lo stress. Ecco perché si è incazzata. C'ha ragione. Aspetta, adotto la fede. Ah, sì, mi ricordo. Lei. Che vuole qua? Convertiti alla fede cattolica. Hey! La più grossa che c'è. Va bene. A posto. Grazie Zabino per i 26 mesi. Un comune cittadino francese è stato avvicinato per le strade a causa di qualche reato minore. I cittadini francesi sono brave persone. Vabbè. Con la mia decisione di convertirmi alla fede cattolicesima mi sono organizzato con un prete affinché venisse nella mia corte e conducesse i riti. Gloria a Dio! Oppure si unisce alla tua corte, ti avvicina e ti stringe l'amicizia con Broin. L'opinione di Broin è tua. Ma è bello questo. Te. Boh. Adesso nostra moglie, le stiamo più simpa. E abbiamo questo signore qua. Non lo so, però c'ha una faccia simpa pure lui. Sto sul cazzo a un sacco di gente. Earl, possiamo diventare amici? Why can't we be friends? No. Do inizio il complotto allora. Vai, complottiamo lì. Lui, posso diventare amico? No. Vabbè, gli do dei soldi? Non gli do un cazzo, sto stronzo, va bene? Un altro figlio. Figlia. Franchina. Perché la Franca l'avevamo già usato, no? Ok, abbiamo vinto la guerra, lo sapevamo già. Qui cos'è? Cos'è? Riscatto. La principessa. Che mi dai? 50. E lui chi è? Ma lui è in prigione. E anche lei è in prigione. No. Fazione pericolosa. Ancora! Chi è qua? I contadini. Ah, giusto. Non ho più fatto lavorare il coso qua. Tiè, mi ero dimenticato. Puoi fare un complotto alla volta? Sì, 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 hai ragione. Ma quello dell'amicizia è un'altra, è una cosa a parte. Adesso però mi serve di più quel complotto là. Anche perché lui adesso gli sto simpatico. No, non era lui che sto... È lui che sto antipatico. E lui è uno stronzo. A suo figlio sto simpatico. Mediamente. Lui vorrebbe un posto a tavola. Cazzo, lui c'ha 14 in quella troiata lì. E lui c'ha 19 però. È formidabile, scusami. Nella media. Boh, vabbè. Lavorati la Scozia. Ma nel senso ficcante, dici? Sono in buoni rapporti con lo scozzese. Ma tu intendi lavorati la Scozia nel senso che mi alleo e faccio il culo all'Inghilterra? Chi è? La nostra alleanza. Non arriviamo mai alla guerra. Volentieri. Non mi muovo di qui. Anche io ho ficcato. Non ho ficcato nessuno io. Non ho ficcato nessuno. Mia moglie, ma neanche vuole, quindi. Quindi devi dire lavorati la Scozia, nel senso che mi devo ingolosire con la Scozia. Sì. Ok, c'ho un figlio. Chi è qua? Difensore? L'inglese? No. Anche se mentre l'Inghilterra brucia potrei tirar su Dublino? Non è il caso, vero? No, non sono in guerra contro il re, cioè sono con il re inglese. Orco can, sono contro, c'hai ragione. Per bacco. Ops.
Però io adesso potrei attaccare Dublino. Adesso c'è l'unisci, ma non lo fanno. Va bene, non importa. Perché ho solo 2000 persone? Perché me ne ha disunite, vedi. Anzi, secondo esercito, attacca qua, che facevamo prima. Il mio alleato che è a Dublino? Non sto capendo. Ma non siamo contro l'Inghilterra, scusami. Vediamo adesso, se attacca bene, se no... È mio alleato, perché sono i blu. E io non sto capendo allora, con chi combatto io? Fermi. Allora, lui chi è? Lui è re d'Inghilterra, ok? Perfetto. E noi con chi siamo? Noi siamo con lui? E lui che cazzo c'entra? Dove cazzo va poi? Ce l'ha con me. E basta. Ancora rompermi le palle questi. Adesso mi stanno assediando tutto. Mi stanno assediando. Dove viene un altro risposto così? Non mi ricordo. Adesso vediamo. Mazziamo un po' di stronzi qua e poi si risolve. Bene. Sono tutti qui. Northumbria è un vassallo inglese. Si è ribellato al re. Ok. Ma quindi lui possiede anche questo? Perché non sto capendo quella parte lì. Noi siamo... Quindi Dublino adesso è nostra. Cioè blu è diventata. Ok, adesso ho capito. Quindi noi siamo con lui, che gestisce Dublino, Ulster e il nord dell'Inghilterra. Ok, ho capito. Ok, ho capito. Babom. E abbiamo rimesso in prigione sto rincoglionito di merda. Ora prendiamo il nostro bel esercito e diamo una piccola mano a sti quattro stronzi. Poi vediamo. Ho capito. È perché era sempre inglese. Che disastro. Adesso ci lavoriamo a questo discorso qua. Mazza. Va bene. Sarà una roba lunga. Sterminitore, siamo 20 gattone, sempre qui. Grazie mille. Tu devi essere Igor. No, si pronuncia. Le sta prendendo il nostro alleato, hai ragione. Ah. Perché è morto. Ah, sì, mi ricordo. È morto. Non si erano ancora sposati. Cazzo. Quindi Giovanna non conta nulla. Merda. Che sfiga. Un altro figlio. Adesso vediamo che nuovo re. Oh, aspetta. Pausa un secondo. Non questo. Ma questa è nostra mamma? No, ok. Però sono sposati, niente. Lui è il barone Alfronic Mac. Eh no, volevo lui, volevo proprio.
Non ho nessuno, perché c'è il filtrino. Non posso? No, perché non devo... Aspetta, aspetta, ho sbagliato. Il suo signore... Ok. Boh, non riesco a capire perché... Ah, perché prima devo mettere il mio, ok. Mia figlia. No. Ma io mica sto... Almeno io lo faccio con mia moglie, scusami, eh. Lui è sposato, poi... Chi è questa? Aspetta. Era Giovanna che è, tu, trova coniuge, poi gli metto alleanza. Questo è... norvegese. Tipo a fanculonia. No. Il ducato di Svalba. Sì, vabbè. Vediamo se c'è qualcuno di inglese. E non c'è. O è godeilico. Direttamente nelle famiglie, come posso? Rivendicazioni. Come posso farlo quello lì? È morto questo stronzo di merda. Ah, devo cercare di Scozia. Eh sì, ma il problema qual è? Che poi dopo io apro qua. Dov'è? Re di Scozia. Ah, dici che andiamo comunque con la Scozia. Potrebbe essere interessante. Scozia. Figli. Eccolo lì. Mi serve il leone. No, lui no. No. Un figlio maschio. Lui è maschio? È sposato. E porca troia. Lei è femmina ed è sposata. Ma c'hanno tutti la faccia di merda questi scozzesi. Eh no, non ce ne sono di liberi. È un nipote, non ne hanno. Amici, corte, vassalli. Non c'è nipoti, non c'ha lui, si vede. Ah, figlio del figlio, eccolo qua. Aulei. Bambini. Devo trovare questo, devo trovare. Chi è questo qua? Ma mi sembra formidabile lui. È meglio di Aulei. Chi è lui? Figlio del re. Meglio? Vado al contrario? No. Dovevo andare sui scozzesi io. Sì, ma andiamo con l'inglese, facciamo il contrario il giro. Ma è un'altra casata. Tu lascia fare, tu lascia fare. Poi vediamo. Poi chi c'ho io da maritare qua? Questo? Certo, subito. Ok, sì, che di sotto mi piaci. No, è affanculo di qua. Toscana, no? Tolosa, non so dove sia. Normandia. No, no. Lombardia. Ne. Ma che tutta merda qua. Posso mettere in ordine per vicinanza?
scusami. Bretone, polacco. Anglosassone. Eccoli qua. Lì e lì. Vai, questo qui. Poi vediamo. Gli inglesi sono nemici per Dublino. Non dovresti allearti con loro. Sì, ma io faccio l'altro giro. Ok. Perché Dublino appartiene, contiene il regno d'Inghilterra, all'Inghilterra tutta. Vedi che adesso l'Inghilterra non sono più nemici quelli prima. Amo la mia sposa, più tempo passo con lei più comincio a capire perché è così. Tutto quello che fa mi dà un po' sui nervi. Oh no. No, no. Ma dai. E quindi? E adesso è certo che si incazza. Che succede? La mia rivendicazione merciana del Ducato di Lancaster. Chi? Amore! Facciamo amicizia, seduci. Amicizia, 0%, e ricominciamo. No. E che ho già un complotto in corso, vero? Eccolo qua, sto facendo amicizia con questo signore. Però non posso avere mia moglie che mi rompe i coglioni. Complottiamo contro nostra moglie, per forza. Stavamo dicendo, qua la guerra com'è che è? Ah, io sono con chi sono io? Con i blu. No, quelli blu. Io sono con questo qua. Perfetto. Che si difende da sto stronzo. Sembra una guerra facile. Vado a dargli una mano a questo poverino. 70.000 uomini. No, 7.000 uomini, scusate. E sono tanti però 7.000 uomini, non credi? Stiamo perdendo. Forte del derby qui, che giocano in casa. Vado a dare una mano. Ma arriverà anche qualcun altro? Come funziona? Sono in pausa, ecco perché non andavo avanti. Fai educare i figli e la moglie. Ah! Educa figlio. Te. Grazie. Dove sono i miei? Che cazzo di giro hanno fatto? Ma non potevano venire di qua. Ad esempio qui non sto capendo perché mi sta lampeggiando anche sta roba qua. Ma perché non c'entra niente, no? Tutte le ultime gare sembravano facili. Vabbè, ma adesso sono arrivato io. Guarda, sono sceso in campo. Mi tocca andare lì. Però mi aprono il culo qui. Che succede? Ok, allora unisci l'esercito. 5.000 uomini. Questi qui sono 2 da 7.500. Quando tornano gli stronzi possiamo pensare a fare qualcosa. Per ora no. Abbiamo perso. Affanculo, va. Stronzi. Si può ragionare così. Allora, l'Irlanda c'è e ne abbiamo anche un pezzettino qui. Gli sto simpatico a questo? Merda se gli sto simpatico a questo. Amico mio, ma sono contento che sei simpatico. Ah, numero uno. Mi piaci. E c'è un altro pezzettino d'Irlanda anche qui. E lui gli sto simpatico? Mediamente. Ciao Gabriel, a dopo! Mediamente simpatici. Le mie rivendicazioni? Scusami, chi è lui? Il David di Scozia. Eccolo là. Le mie rivendicazioni? Che mi dà se prendo le mie rivendicazioni, scusa? Ah, prendo questo pezzettino qui. Bel posto da dove partire.
Poi da qui mi posso espandere a fanculo nel suo culo, no? Siamo già alleati francesi. Vai! Allora, io adesso vado in guerra. Contro la Scozia. Ma perché si sono disuniti di nuovo? Vabbè. E faccio una bella telefonatina. Basso controllo del controllo. Adesso facciamo. A tutti. Bom. Cosa devo fare? Ah sì. Ma il bambino mi ha detto. Sì. Fermi qua. Corte. No, sbagliato, consiglio. Qui. Grazie. Ok. Perfetto. Grazie a Matt per il raid. Oggi non mi sto beccando neanche una notifica, perché sto conquistando i cuori degli irlandesi. Sto facendo bene a picchiettare qua. Io picchietto, poi vediamo. Come si? È maggiorenne misteriosa. Che è qua? I bambini nati in questo matrimonio saranno della dinastia di lui. Ma tanto non accetta. Perché dovrei inviargli la proposta? Cosa c'entra questa cosa qua? Beh, ricordo mica io sta cazzata. No. Anche perché non accettano poi. Boh. I cuori o qualcos'altro che inizia con la C, visto l'andazzo. È possibile, che siano i culi. Non ho capito qua questa questione. Vai. Però sono nella merda proprio con la questione, le questioni interne. E questo era un momento favorevole per attaccare. Scambiamo lettere con Rettola? Scambiamo lettere con Rettola. Tiè. Come va l'assedio, ragazzi? Sto capendo una madonna. Vinciamo? Quelli l'hanno fatto. Bravi. Bravissimi, numeri uno proprio. Parliamo di punti sotto. Ah, Galateo. Allora, vediamo lui che cosa gli piace. Lui è un erudito. Un erudito e anche un diplomatico. Vai, gli dico di questo. Allora, mio esercito, dai una mano a quest'altro piccolo esercito. Ma scusa, la Scozia la stiamo conquistando tutta? Non è strano? Qua vi attaccano, eh? Non interessa. Mi avete giudicato molto male se pensavate di essere un leccapiedi. Oh no, come? Vabbè, ho capito, ma non si può fare niente. Durante l'assedio abbiamo imprigionato una signora. Vabbè, mi fa piacere. Mettila da parte, non si sa mai. Sarà una che ne sa. 5%. Dai, 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 che le nostre conquiste aumentano. Anche perché le nostre casse piangono, signori. 11%. Mi piace questa percentuale. Vai, 22%. Si può far di meglio? Si può, si può. Adesso andiamo qua. Andiamo qua a spaccare la faccia a sti stronzi. Non voglio scrivere un trattato di teologia, sì, ma infatti era uno stronzo. Come niente incesti? Sì, Worsti, che ci sono stati degli incesti, non da parte mia. Che vuole mia moglie? Il sole splende e i contadini stanno lavorando per il torneo organizzato da mia moglie. I miei cavalieri esultano. Ma c'è la guerra! Vabbè, anche io tifo per i miei cavalieri. Venti di opinioni nei tuoi confronti. Dai, che ne abbiamo bisogno, che la nostra povera mogliettina proprio ci odia. Ci vuole morti tra poco. No, nostra nipote l'abbiamo sedotta ieri. Oggi sono stati i nostri figli e nipoti che trombavano tutti. C'è stato proprio un giro di trombate. Credo che tutta la Scozia ormai sia consanguinea.
43%. Dai che vai, dai che vai. Mamma mia, guarda che sfondone, con i nostri alleati. Come una fazione, di nuovo. Oh, rompipalle. Sovrano confinante ha vinto una guerra. Ah, qui, sì, vabbè. Come siamo messi qua con la cosa? Qua va riorganizzato tutto, Io spero che tu diventi più bravo come generale, perché mi fai abbastanza schifo. Come siamo messi? Vai. Ci siamo quasi. 43%. Boh. Messo a fare a fuoco. Ma scusa, ma non stanno tornando a combatterci gli scozzesi qua? Oh cazzo, stanno venendo a romperci le palle in patria? Adesso vediamo. No, dove va? Che giro fa? Vabbè. 54%. No, col cazzo che vado alla capitale con calma, perché dopo qua chissà che cosa ci troviamo in mezzo. O dici che posso? Non posso, cos'è? Cos'è che vuole quello lì? È morta la mia conoscente. È però qua a muoiere della gente. No, fermo, torna indietro, esercitino. Vedi che non. Prima bisogna conquistare con calma tutto. Siamo al 54%. Qui come siamo messi? Nessuno da segnalare. Con il gelatezza del compito. Numero 1 mia moglie. Attenzione come avventa di 20. No, la voglio qui con me. Non mi fido a mandarla in giro. La tua cultura è ora attratta dall'innovazione di ferri di cavallo. Posso capire perché. Sì, ma se catturi il nemico vinci. Ho capito, però se mi devono morire tutti gli uomini nel tentativo. Adesso stiamo andando bene. Eh, 83%, vedi. Stiamo andando su con calma, non vedo la fretta. Questo l'abbiamo già conquistato. Un complotto a corte. Sì, sistemate. Andiamo qui. Qui è già fatto? Eccolo là. No, a posto. 84%. Contingente che vuole menarvi a sud. Sì, vedo. Vedo. Però per ora me ne sbatto. Oh, cazzo. No, stanno venendo su. Si stanno recuperando percentuali con calma. Tutto un magna magna. Adesso vediamo se riusciamo a conquistare qui in tempo. Do una piccola accelerata ai tempi. Vediamo. Come desideri sfrenati? Io? Ultimamente mi sembra di essere costantemente distratto dai pensieri lascivi e fantasie erotiche. Con tutte le difficoltà della mia vita quotidiana è fin troppo facile perdermi in sogni ad occhi aperti e dimenticare la realtà. Ah. Questi desideri stanno chiaramente interferendo con la mia vita. E cosa faccio? Non lo so, devo isolarmi? Non ho visione di Dio, ma perché... perché cambia fede? No, dai, diventiamo un solitario. In tutti i sensi. Tre mesi qua. Tre mesi per ammazzare quello. Perché ci sono i teschietti? Mal rifornito, ecco. E questi qui ci vogliono 30 giorni. A noi quanto ci vuole? 30 giorni anche a noi. Dai, conquistiamo quello e poi andiamo giù e gli apriamo il culo.
Dopo li attacchiamo gli scozzesi. Tra un attimo. Oh, buono, questo mi serviva. Anche ci siamo quasi. Boh, preso. Adesso riammazziamo questi. Madonna, che casino, non sto capendo più niente. Chi picchia chi? Lui, picchiate loro. No, che ce li spaccano. Ah no, a posto. No, sì, sì, devastati. Perfetto. Oh, oh. Che è successo? 100%. Boh. È tutto mio. È tutto mio. Una fazione creata contro di me. Che rottura di coglioni qua. Allora, fermi tutti. Yeah. Dai, sistemiamo un po' di cosine qua. Sciogli gli eserciti. Boh. Quindi questa è casa mia? Meno 100 qua. Mi odia questo qui. C'ha ragione. Mi odiano tutti però. Maggiore controllo. Aspetta che andiamo avanti. No. Allora, questo è fatto. Andiamo avanti. Tutti me li devi fare. Allora, poi dopo anche qua lo posso fare, immagino, quel coso lì. Eh sì, vedi, devo farlo anche in tutte queste varie zone. Ah, anche qua sto sul cazzo un po' un sacco di gente. Qui no. Chi è questo signore? È una rivendicazione. Per mesi Filippo, il nostro vescovo, ha continuato a scavare e mettere insieme trattati falsi e storie inventate. Ora si comportasse come se avesse la rivendicazione legittima. Quindi, che vogliono da me? Alta regina Adelina non è stata influenzata. No, perché mi ama estremamente tanto. Io non amo la mia sposa. No. È più tempo che passo con Adeline, più comincio a capire perché è così. Oh no. E adesso? Boh, allora, qui... Sto simpatico alla gente? Sì, devo stare simpatico anche a questo. Quindi lo influenzo. Posso creare qua un feudino? Un qualcosa? Un trabiccolo? Luthien, ecco qua. No, non va creato. Distruggi titolo, di titolo. No, no, per carità. Luthien lo concedo a... mio figlio. A mio figlio. Eccolo lì. Tieni. Grandissimo figliolo. Mo son cazzi tuoi con sti stronzi qui. Meno 8. Ah, beh dai. Che succede qua? Che cos'è sto combattimento qui? Che roba loro? Vabbè. Cos'è questo, scusami? Riscatto. I miei omaggi, il mio rispetto, vorrei lasciare nel cambio di questa offerta? No. Anche i vassalli aspettano un posto nel consiglio. Sì, il consiglio è ristretto, dammi un attimo. Carlino, tutore, mia moglie. A lei. Senile successiva per ereditare. Per legittimamente prigione Giovanna. Perché? Perché ha scopato con chissà chi. Uso il gancio e la imprigiono. Questi qui, chi sono? Cospiratore scoperto, quel maledetto. Il capo delle spie è giunto da me con pessime notizie. Beinorf, l'amministratore di Conte. Ah, sta tramando. E come faccio adesso a imprigionarlo quel signore lì? Giustizia! Oh, Giovanna è stata confinata. Bene. Aspetta. No. Riscatti. Guerre. Il rame perderà terre quando il vassallo morirà. Orco can, queste. Oh. Come faccio adesso a risolverla questa questione qua? Che è la stessa roba di ieri? Come sto perdendo la Scozia? No, perché? Un po' si sono menati, si vedo.
quelle te le riconquisti facile. E insomma, che poi questi a chi rendono conto? Sono solo stronzi poi. Io devo diseredare, però l'ho fatto ieri, non è servito a un cazzo. Cioè, se diseredo lei, lei mi si incazza e basta. Boh. Che vuole? Praticando la dottrina non ortodossa. Quando l'ho fatto? Devi mettere un vassallo fidato a te. E come faccio? Non posso. E quello è il problema. E vedi, c'è la linea di successione. Non posso decidere di cambiarlo. La faccia sposare con suo figlio. Eh no, perché comunque eredita un altro suo figlio. Vediamo. Quindi non posso far sposare lei. Ma mio figlio con, ah, con lei, sì, posso. Posto. Yeah. Come non cambia nulla? Però mio figlio è giovane. Adesso che mio figlio è giovane, vediamo. Eh sì, c'hai ragione, cambia niente. È fidanzato, adesso vediamo quando si sposano. Se lei non muore prima. E poi ammazziamo i figli dei figli. Dopo lo ammazziamo l'erede, con calma. Con calma, non c'è fretta. Non potrà mai avere figli dopo i 46. Fosse uno, ma sono 20, ma che ne sai? C'è lui... Lui. Ma no, ma si rimbalzano tra loro. Ma sì, dopo vedi che si risistema, sì. Quanto manca qua? Dai, su, lavorare. Quanto? E poi dopo c'è qui. Ma è nostro questo adesso? Ah, pensa un po'. Che si menano qua? Oh, cosa fanno? Ma mi stanno invadendo! Ma porca di quella puttana, porca troia! Mio cugino ha dimostrato di avere grandi capacità, vai! Mi stanno ciulando terre! Come sono rivolte interne? Ma guarda, non vedi? È mia sta cosa! Cioè, ci sono gli spagnoli qua! Non può, non devo? Chi è morto qua adesso? No. No, lui c'ha un bel 22 qui però. Allora. Lui. Allora, per il tesoro mettiamo questo, che è il più alto. Il richiamo della lingua. No, no, che non metterti sui libri che sei già pazzo. Però qua vedo qua che in diplomazia c'è lui che devo mettermi. Eh sì. Ok. Quindi non ha senso mandare qua i miei? Il mio esercito? Ok. Ma si menano proprio tra loro per i gran cazzi loro. Niente. Scusatemi, ho sbagliato. Ah, porca puttana. Ah,
Ancora, è morto pure il maresciallo. Lei che è potente. Oh, avevo un 13 in che cosa? Nel consiglio? Boh. Prima di... devono far guerra a te. Ho capito, ma vedi il colore lì? Che ne so, io vabbè, facciano loro. Però adesso mi è morto. Ecco. Ok, ok, vada signorina, continui. Ci siamo. Quel colore è la fazione. Eh sì, lampeggia tutto lì. Che palle. Anche perché poi dopo dovrò reinfluenzare tutti questi. È lunga qua la questione. Quanti anni ho io? 50. Beh dai, ancora un pochino dovrei durare. Però non amo mia moglie. Ma è mezzogiorno! È volatissimo il tempo. Nuovo vantaggio, sì. Prestigio mensile, no. Legge ispiratrice. Un vassallo potente del consiglio 5%. Mm. Opinione di un vassallo alla pari 15. Boh. È molto bello, molto bello. Non puoi richiedere Dublino? No, perché Dublino significherebbe far la guerra con tutta l'Inghilterra. Quindi per ora ce ne stiamo buoni, conquistiamo la Scozia ed eventualmente valutiamo se espanderci verso l'Inghilterra. Sì, sì, continuiamo domani, assolutamente. Adesso vediamo. Ma quanto, guarda quanto gliele dà. Ma come gliele dà, ma proprio cattive. L'alleanza scaduta è morto, certo. E che nel consiglio continua ad avere gente nuova. E questo qui è un vassallo potente, quindi dobbiamo lasciarlo lì dov'è. Cazzo, questo c'ha un 26, che mica poco. Dovevi allearti con la Scozia e fare guerra in Inghilterra. Sì, però alla fine mi era convenuto far così. Metti più punti di generazione per l'esercito. Come faccio? Così? No, questo lo sposta. Degli eserciti, questo? Ah, ecco questo. E dove lo metto? Qua? Chi è? Oh no. Distantissimo. Ah, ne posso mettere quanti ne voglio? Ok, non c'è un limite. Ok, interessante. Grazie. Ne metto uno qui. E poi ne metto un altro di qui. Ah, mi cambia i colori, carino. Perfetto. Ottimo. Non ho capito dove devo andare in guerra, ma sti cazzi. Non ci abbiamo soldi, non ci andiamo. Alleanze. Entra in una muta alleanza con te. E chi è Earl? Va bene. Lui? Negozia alleanza. Ma lui è inglese per... cioè lui è scozzese però. No. Ah sì, mi ricordo. Lui? Sì.
Ok. È scozzese, sì, ma adesso vediamo. Boh. Perché vedi, adesso c'abbiamo anche un po' di Scozia lì. E soprattutto guadagniamo un po' di soldi in più. Questi ancora non si sono sposati, perché lui c'ha 10 anni. Per ora ha 10 anni. Oh, se no riconquistiamo, che dobbiamo fare? Appena si sposano, magari faccio rinunciare il titolo a lui. Dichiara guerra. No. Nella linea di successione di Dublino... tosta è... Etherfald, lei. Vive qua, vive. Lei non me lo dà, lei. Mi dà lei come persona. Così. Mettiamo così. Allora, organizza matrimonio. Non posso. Vedi. No, vabbè, ci pensiamo domani, anche perché devo fare un botto di roba oggi, ragazzi. Tra cui spero di riuscire a registrare un video. E non mi staccherei più. È bellissimo. È bellissimo. Ma veramente bellissimo. Andiamo avanti domani mattina. Stasera andiamo avanti col bunker. Eh? Dai che ci ha intrigato ieri. Dai, bunker stasera. Vi mando dei termos. Gli diciamo ossequi e buona 12 ore. E noi ci vediamo stasera alle 21 con... eh? Ciao belli! Buon proseguimento! E tanti cazzi!